Allora, continuiamo con la deposizione del capitano. Se mi ricordo bene, la volta scorsa abbiamo fatto il capo 33 e poi tutta, diciamo, la massima parte della deposizione è stata sull'associazione, sui profili Sì. dell'associazione. Prego. Lei è sempre sotto giuramento, è inutile che Sì. sto a dirlo. Presidente, ecco, terrò vista, insomma, l'emergenza, terrò la mascherina. Sì. Ovviamente non so se riuscirò ad andare E poi avanti. faremo delle pause, Ok. ormai, anche perché noi oggi, l'udienza di oggi si va a oltranza, perché faremo una pausa pranzo scusate, il problema nostro è che non abbiamo aule, quindi dobbiamo usare al massimo quelle che abbiamo. Scusi per non interromperla dopo. Io le avevo rivolto un'istanza scritta che però a questo punto è da intendersi non Ma quale? efficace perché se oggi è dedicato comunque ancora l'esame non c'è problema perché io alle 3:30 ho lezione Sì, all'università e ma sui purtroppo. controesami poi stiamo cercando di Perfetto. modulare secondo le esigenze. Io da quello Benissimo. che ho capito ci saranno 1/2 udienze dedicate al controesame. Facciamo sto reset, va bene. Perfetto, era solo Sì, per chiarire. sì, sì, sì. Sì, allora, siamo nel mese di luglio dell'anno 2017, ricordo anche velocissimamente quello che è un evento importante che era successo qualche tempo prima. Nel mese di marzo del 2017 c'era stato un importante sequestro a carico dell'organizzazione che abbiamo definito Maverick, quindi questo è un momento per cui, a detta degli stessi indagati, c'era crisi nel mercato dello stupefacente, c'erano comunque sia proprio risorse a disposizione. E quindi registriamo come i componenti delle diverse articolazioni dell'organizzazione vadano alla ricerca di fonti di approvvigionamento alternative e questo appunto è il caso di specie. Nel mese di luglio del 2017 i fratelli Massimo e Flavio Durante entrano in contatto con tale De Cesare Andrea. Tratteggio un attimino De Cesare Andrea perché alcune informazioni sul suo profilo criminale saranno poi, serviranno da riscontro a quello che andremo ad ascoltare nelle intercettazioni. De Cesare Andrea è un grosso criminale, un grosso narcotrafficante nel teatro operativo di Ostia e praticamente nel mese di luglio di quell'anno stava scontando la misura degli arresti domiciliari in quanto catturato per un'ordinanza di custodia relativa alla violazione dell'articolo 73. Questo signore, sebbene agli arresti domiciliari, aveva la facoltà stava scontando gli arresti domiciliari in una villetta a Vitinia, proprio sulla via Ostiense, e aveva la possibilità, dalle ore 9 del mattino alle 21:15, di assentarsi da casa per recarsi nella zona del Dragoncello dove gestiva una palestra, lui di fatto faceva l'allenatore, personal trainer. Come dicevo poc'anzi, sempre in questo periodo, quindi, i fratelli Durante entrano in contatto con questo De Cesari. Fanno una trattativa per l'approvvigionamento di un quantitativo di hashish che aveva delle caratteristiche particolari. In particolare poi questo hashish viene effettivamente fornito da De Cesari Andrea. Del trasporto di questo hashish, della consegna Durante Massimo, se ne occupa un collaboratore di De Cesare Andrea. La consegna dell'hashish avviene nel Dragoncello, dove praticamente viene concordato un appuntamento tra Durante Massimo e questo corriere, poi andrò nel dettaglio quando elencherò le fonti di prova. E quest'hashish praticamente era poi destinato ad un cliente, la consegna doveva essere quasi immediata, cioè Durante Massimo dopo aver ricevuto questo hashish avrebbe dovuto consegnarlo direttamente ad un cliente di nome Formicola Giuseppe.
Ovviamente c'erano le nostre attività intercettive in corso, c'erano le intercettazioni telefoniche, quelle ambientali, quindi abbiamo deciso di effettuare un riscontro, di addivenire quindi al sequestro di questo quantitativo di hashish, cosa che effettivamente riusciremo ad effettuare, segnatamente il giorno 29 luglio. I miei collaboratori hanno bloccato durante Massimo, insieme al Corriere, di nome Galassi Andrea. Durante Massimo viene fermato proprio fuori casa del destinatario finale dell'hashish, quindi di Formicola, e viene appunto trovato in possesso di un quantitativo di 10 kg di hashish. Quindi durante Massimo, in quella circostanza, viene tratto in arresto. Come abbiamo ricostruito questa filiera? Adesso vado ad elencarvi velocemente le fonti di prova. Allora... Sì, aspetti un attimo, la interrompo. Del capo 35, esatto, stiamo parlando del capo 35. Grazie, sì. Scusatemi. E allora, in primis, durante De Cesare Andrea, per tenere i contatti con Durante Massimo, ha utilizzato un'utenza telefonica intestata ad un cittadino straniero fittizio, è la numero 351 16 94 966. Anche qui l'attribuzione dell'utenza a De Cesare Andrea, al fornitore, verrà spiegata nel dettaglio dal brigadiere Marano quando verrà sentito, e tuttavia già quando poi vi andrò io a narrare i fatti capirete poi come siamo arrivati ad abbinare quest'utenza a De Cesare Andrea. Con quest'utenza De Cesare Andrea ha avuto contatti esclusivi con Durante Massimo. Durante Massimo, che nella circostanza ha utilizzato l'utenza numero 351 19 49 832, anche questa con intestatario fittizio. I contatti invece tra De Cesare e Durante Flavio avvenivano attraverso colloqui di persona, ovvero venivano fissati appuntamenti attraverso Durante Massimo e, quando c'era bisogno, Durante Flavio, quindi previ appuntamenti attraverso SMS, si incontrava con De Cesare Andrea. Tutti i contatti telefonici, ribadisco, sono avvenuti tramite SMS. Allora, andiamo quindi nel dettaglio. La fase iniziale, quindi fase 1, i primi contatti, la richiesta dei Durante per l'approvvigionamento, richiesta che viene fatta a De Cesare. Quindi siamo al giorno 18 luglio 2017, siamo sull'utenza, quindi intercettazione dell'utenza numero 351 19 49 832, RIT 4235/17, progressivi numero 135, 136 e 138. Abbiamo Durante Massimo che chiede un appuntamento, si presenta come Big, il fratello più piccolo, effettivamente Massimo è il fratello minore di Flavio Durante. Viene concordato un appuntamento in palestra, la famosa palestra dove sta facendo, appunto, dove lavora De Cesare, tant'è vero che alla richiesta di appuntamento De Cesare risponde che l'appuntamento avverrà alle 6 presso la palestra. Andiamo al giorno 19 luglio del 2017, ancora scambio di SMS tra Durante Massimo e De Cesare Andrea. Il RIT è sempre il 4235/17, progressivi numero 361, 362, 363, 364, 428, 429, 430. Ancora una volta appuntamento che viene fissato presso la palestra. Andiamo al giorno 20 luglio del 2017, registriamo dei contatti che avvengono tra Durante Massimo, quindi il mediatore, e Formicola Giuseppe, ovvero il destinatario finale. Aspetti un attimo. Cosa sta succedendo? Pronto? Scusate, questi rumori che si sentono, ecco, credo che sia Terni. Che cosa succede? Terni, ci siete? Sì, mi scusi, ho chiuso il microfono, l'avevo lasciato aperto, chiedo scusa. Sì, ma ci sono problemi?
No, tutto a posto, grazie. Ok, grazie. Continuiamo. Quindi... La mascherina, per favore. Mi scusi, perché è scesa. Allora, siamo al giorno 20 luglio, quindi durante Massimo, sempre attraverso SMS, si mette in contatto con Formicola Giuseppe, che è il destinatario finale dello stupefacente. Nel corso di questo scambio di SMS viene fatto riferimento anche al tale Roscio, che si è interessato per organizzare gli appuntamenti. Nella nostra ricostruzione il Roscio è il soprannome dell'imputato Farinaccio, poi questo anche ve lo spiegherà il perché il brigadiere Marano. Allora, quindi durante Massimo chiede con questi SMS appuntamento a Formicola. Il RIT è sempre il 4235/17, i progressivi sono 708, 709, 710. Nella circostanza Formicola utilizza l'utenza numero 392-7357-137, durante Massimo invece sempre la stessa utenza che stavamo intercettando. Andiamo al giorno successivo, il 21 luglio, De Cesari Andrea si mette in comunicazione con Durante Massimo, ancora attraverso gli SMS, attraverso gli stessi telefoni cellulari. In particolare De Cesari chiede a Durante di poter parlare con il fratello, quindi con Durante Flavio. Progressivi 772, 774, 775, 776, 777. Andiamo al giorno 22 luglio. Durante Massimo, attraverso SMS, contatta e concorda un appuntamento con Formicola Giuseppe. Sono le stesse utenze che ho citato prima. Il RIT è sempre il 4235/17, progressivi sono 809, 810, 811, 813, 814. Viene fissato un appuntamento in un luogo definito come Bisca, effettivamente registriamo che all'orario dell'appuntamento, intorno alle ore 17:21, Durante Massimo con il suo Aprilia Scarabeo targato DM68011 si reca fuori la sala scommesse sita a Ostia in via Carlo Bosio numero 58. Altro dato importante, in quel momento storico c'erano le ambientali sulle macchine, sullo scooter di Durante Massimo e sulle autovetture in uso ai fratelli Durante, quindi sia Massimo che Flavio. Che cosa succede dopo? Cosa ci dice il GPS installato sulla macchina di Durante Flavio? Ci dice che alle ore 18:02 dello stesso giorno, Durante Flavio con la sua autovettura si reca a Vitinia in via Ostiense 1451 e sosta davanti all'abitazione di Andrea De Cesari. Lo stesso giorno, anche Durante Massimo, alle ore 19:58 si reca a Vitinia presso l'abitazione di De Cesari Andrea. Quindi entrambi i fratelli, anche se in orari differenti, vanno tutti e due a casa del De Cesari. Secondo la nostra ricostruzione questa è una fase della trattativa, l'avvio delle trattative. Perché poi il giorno 24 luglio 2017 questa trattativa inizia a concretizzarsi secondo la nostra ricostruzione. Registriamo uno scambio di SMS ancora tra Durante Massimo e De Cesari Andrea. Durante Massimo chiede di incontrarsi e la risposta di De Cesari Andrea, devo leggervela perché ci serve per riscontro successivamente. De Cesari scrive: niente, c'è sta la stella, ma costa troppo. Quando noi andiamo, faccio un salto in avanti, quando abbiamo effettuato il sequestro del quantitativo di hashish che vi ho accennato poc'anzi, abbiamo accertato che si trattava di panetti che avevano sopra impresso il marchio della stella. Comunque sia, la richiesta di Durante Massimo chiede comunque di poter incontrare il De Cesari, il De Cesari dà il suo ok, effettivamente l'apparato GPS installato sullo scooter di Durante Massimo ci dice che Durante Massimo alle 14:26 si reca effettivamente a casa di De Cesari Andrea. I progressivi degli SMS che vi ho citato poc'anzi mi sono sfuggiti, ve li dico adesso, sono il 1071, 1072 che è quello della stella,
1073, 1074, 1075. Effettivamente l'ultimo SMS delle ore 14:20, durante Massimo scrive che tra 2 minuti sarà a casa del suo interlocutore, effettivamente alle 14:26, quindi dopo 6 minuti, non dopo 2 minuti, abbiamo lo scooter di Durante Massimo a casa di De Cesare Andrea. Andiamo al giorno 25 luglio 2017, ancora scambio di SMS tra Durante Massimo e De Cesare Andrea. Nella circostanza, Durante Massimo chiede a De Cesare Andrea a che ora potrà far passare suo fratello più grande, quindi Flavio Durante, a parlare con il De Cesare. De Cesare comunica che alle 6 lui si troverà in palestra e infatti scrive palestra nell'SMS numero 1300. Poi però successivamente l'appuntamento viene spostato a casa, sempre attraverso gli SMS, cioè il 1303. Quindi l'organizzazione di questo incontro tra Durante Flavio e De Cesare Andrea lo si definisce attraverso gli SMS 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303 e 1304. Effettivamente il sistema di GPS installato sull'autovettura Fiat 500X targata FE356PD, che era quella di Durante Flavio, ci dice che Durante Flavio, insieme nella circostanza alla compagna di Salvo Luna, c'era anche l'ambientale sulla macchina, si reca presso l'abitazione di De Cesare Andrea in via Ostiense 1451 a Virinia. Presidente, mi scusi, difesa Durante Madeo, posso interrompere un secondo il capitano per rappresentare una circostanza al tribunale per economia processuale? Ricorderanno le signorie vostre che... Allora formulo un'eccezione, così la facciamo rituale. La difesa Durante, così come già rappresentato in precedenti udienze e segnatamente nell'udienza dinanzi alla Corte d'Assise di Roma, laddove aveva raccolto da parte del rappresentante odierno dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ritiene che il capo 35 sia già stato oggetto di sentenza definitiva irrevocabile nei confronti di Massimo Durante, circostanza che radica ciò che noi chiamiamo il bis in idem. Aggiungo che la Corte di Cassazione, con sentenza del 22 luglio, ha accolto il ricorso di questa difesa per quanto riguarda la violazione delle contestazioni a catena per Massimo Durante. Allora, mi chiedo e vi chiedo che senso ha impegnare qualche ora di questa giornata per un capo 35 che è contestato soltanto nei confronti di Massimo Durante, che ha già pagato questo tipo di condanna per questa vicenda. Quindi la difesa Durante formalizza nuovamente la irritualità e la inutilità dell'esame del testimone, dell'operante, sul capo 35, perché non riguardante il capo di imputazione. Anche lo stesso pubblico ministero, la dottoressa Calò, si espresse favorevolmente sul bis in idem. Lei ha in atto una richiesta che non è stata mai però evasa dal precedente collegio. Quindi io deposito... questa richiesta non la, devo dire onestamente, non la ricordo, non la conosco. Comunque il pubblico ministero osserva che l'episodio rileva in ogni caso ai fini della prova del reato associativo, perché rientra nel periodo contestato al capo 1. Il reato associativo è infatti contestato in Roma almeno dall'anno 2014 con condotta permanente, quindi anche questo episodio del 29 luglio 2017 rileva in ogni caso a questi fini. Quindi il pubblico ministero ritiene che sia in ogni caso rilevante e pertinente la testimonianza sul punto. E così è, quindi l'eccezione è respinta. Rimane il fatto che io... Posso produrre la sentenza della Corte di Cassazione del 22 luglio con la quale sostanzialmente ci è su questa produzione? Sì, non si occupa. Immagino che gli altri difensori non abbiano interesse, no? No, vabbè, me la riguarda. Ok. Posso, Presidente? Sì, grazie.
Quindi andiamo avanti perché comunque il capo 35 serve in ogni caso. Allora. Sì, allora vado avanti, quindi abbiamo lasciato Flavio Durante alle ore 15.58 che va a casa di De Cesare Andrea. Andiamo avanti alle ore 18.31, ancora uno scambio di sms tra Durante Massimo e De Cesare Andrea. E praticamente De Cesari chiede a Massimo di far passare il fratello Flavio in palestra. Quindi i progressivi sono 1363, 1374, 1375. Quindi ricevuta questa richiesta, Massimo la gira subito via sms al fratello Flavio. E gli dice per l'appunto che il personal trainer, quindi noi intendiamo appunto l'allenatore De Cesare Andrea, vuole che Flavio passi in palestra e Durante Flavio dà il suo assenso, dice ok, passerò. I progressivi sono il 1363, 1374, 1375, 1368, chiedo scusa, ricomincio, sono soltanto questi ultimi, 1368, 1370, 1376, 1377 e 1368. Effettivamente, Flavio Durante si reca presso la palestra Versus Academy a Dragoncello, quella di De Cesare Andrea, ce lo dice questo il sistema di intercettazione e il sistema di GPS installato sulla sua autovettura, la Fiat 500X, che era intercettata con RIT numero 4104/17. Poi ancora successivamente De Cesare scrive dopo l'incontro, siamo intorno alle 19.40, scrive ancora Durante Massimo e scrive per l'appunto che un qualcosa avverrà alle 10, noi intendiamo del giorno successivo, quindi probabilmente un nuovo incontro. I progressivi sono il 1383 e il 1395, interlocutori sempre Durante Massimo e De Cesare Andrea per il primo, cioè De Cesare che scrive a Durante Massimo bello alle 10, e poi Durante Massimo comunica questa informazione al fratello, gli scrive alle 10. Quindi ancora Massimo che fa da tramite per far incontrare il fratello e De Cesare Andrea. Andiamo al giorno 26 luglio del 2017, ancora scambio di sms, sempre tra Durante Massimo e De Cesare Andrea. Sono le ore 10.47 effettivamente del giorno successivo, c'era l'appuntamento del giorno prima e infatti scrive De Cesari, ma tuo fratello dove sta, tuo fratello grande? Progressivi 1486, 1489, 1496, 1555, 1556, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562, 1565, 1569, 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615. Nella parte finale di questi sms Massimo chiede, comunicata l'impossibilità del fratello, chiede di poter incontrare lui stesso, il De Cesari, e questo appuntamento viene effettivamente accordato dal De Cesari, tant'è vero che abbiamo l'ambientale sullo scooter Aprilia Scarabeo, targato DM68011, quello venuto a Durante Massimo, che ci mostra come Durante Massimo si reca in via Ostiense 1451, sempre a casa di De Cesari. Sì, un attimo per favore. Diamo atto che è arrivato l'avvocato. Sì, però Simone. Purtroppo è impegnato in un altro caso. Vabbè, allora non è presente? No, non presente. Vabbè, ok. Va bene, scusi capitano, prego. Scusi, Presidente. Si preoccupi? Niente. Presidente, scusi se la interrompo. Avvocato Gianluigi Raponi per Massimiliano Severa, sono giunto adesso, grazie. Ah, perfetto, si può dare atto, grazie. Scusi l'interruzione, ma così riteniamo il verbale. Allora, va bene? Poco dopo l'incontro tra Durante Massimo e De Cesare Andrea, anzi in verità quando ancora Durante Massimo ha lo scooter parcheggiato di fronte casa di De Cesare Andrea, quindi lo scooter parte alle 14.48, i primi messaggi sono alle 14.46, Durante Massimo si mette in contatto con Formicola Giuseppe, il cliente finale.
e attraverso SMS gli dà appuntamento di lì a breve in località Bagnoletto a Ostia Antica. Diciamo che il Bagnoletto dalla casa di De Cesare con lo scudo è vista circa 10 minuti. E tra l'altro sempre nella zona del Bagnoletto, lì vicino c'è l'abitazione anche di questo Formicola. Quindi gli SMS tra Durante e Formicola sono i seguenti. 1630, Formicola, il telefono è lo stesso che utilizzava nei primi SMS, quindi lo ripeto adesso, 326-392-7357-137. I progressivi, quindi 1630, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1659. Il dispositivo GPS sullo scooter di Massimo Durante quindi ci mostra che non appena finisce lo scambio di SMS, Durante si mette in marcia e raggiunge la località Bagnoletto, fermandosi di fronte al ristorante Bagnolo. Qui effettivamente incontra Formicola Giuseppe, e i due iniziano a parlare vicino allo scooter e quindi attraverso la microspia sullo scooter abbiamo la possibilità di sentire quello che dicono, il motivo per cui si sono incontrati. In particolare si parla in maniera esplicita della fornitura di hashish che deve essere fatta da Durante Massimo in favore di Formicola Giuseppe. Il prezzo fissato è di 1250 euro al chilo e si parla appunto dei ricari, dei guadagni, chiedo scusa, che avrà Durante Massimo su tale fornitura. In questo caso si parla di 10 grammi di fumo, loro parlano di grammi, in realtà anche se dicono grammi, quelli che sequestreremo saranno poi 10 kg di hashish. Sì. Poi vogliamo dire, mi scusi, il RIT? Ah sì, chiedo scusa. Scusate, visto che avete interrotto, diamo atto che è presente l'avvocato Spinelli che interloquisce col proprio difensore. No, è che poi altrimenti rimane il fatto che lei parla, cioè un soggetto inesistente parla al telefono, non si può fare. Quindi, ok, è in aula momentaneamente l'avvocato Spinelli, perfetto, ok. Scusi, continuiamo. Allora, il RIT è il numero 4172-17-B, intercettazione ambientale dello scooter Aprilia Scarabeo targato BM68011 in uso Durante Massimo. Il progressivo è il 2030, il giorno è sempre il 26 luglio, sono le ore 15:15, interlocutori Durante e Formicola. E la conversazione poi prosegue in un altro progressivo, quindi dopo i 30 minuti c'è sempre il suo discorso di interruzione e prosegue, quindi sempre lo stesso RIT, progressivo 2031, ancora Durante e Formicola nel medesimo discorso, i due si mettono d'accordo per la consegna che in questa conversazione, secondo quanto pianificato, sarebbe dovuta avvenire l'indomani, poi vedremo che in realtà verrà procrastinata di qualche giorno. E conversazioni esplicite, quindi senza utilizzo di terminologia criptica. Andiamo alle ore 21:43 dello stesso giorno, quindi siamo sempre al 26 luglio, scambio di SMS tra De Cesari e Durante, e De Cesari scrive per domani ok. Quindi questo conferma che la consegna era programmata per il giorno successivo. E quindi non appena ricevuto l'SMS da De Cesari che conferma la consegna per l'indomani, subito dopo che Durante Massimo si mette in contatto con Formicola, col cliente finale, e replica lo stesso identico messaggio, ovvero domani ok. Andiamo al giorno 27 luglio del 2017. Qualcosa evidentemente non va come programmato, in questo giorno la consegna non avviene. Registriamo però delle conversazioni ambientali tra Durante Massimo e Formicola Giuseppe. In particolare Durante Massimo, intorno all'una, si reca ad Acilia a bordo dell'autovettura Fiat 500 targata FH823XX. Questa autovettura Fiat 500 era quella presa a noleggio da Misso Andrea, l'ho accennato la volta scorsa, e che poi era stata data dal figlio a Durante Massimo.
Quindi il RIT con cui abbiamo intercettato questa Fiat 500 è il numero 4315/17, il progressivo di questa conversazione è il 775, siamo alle ore 13.06, a bordo ci sono Durante Massimo, una donna non meglio identificata, Glaciale Federico e Formicola Giuseppe. In questa conversazione i due, Formicola Giuseppe e Durante Massimo, prendono accordi sulle modalità secondo le quali dovrà avvenire la consegna. E già qui viene, Durante Massimo esterna il fatto che colui che trasporterà l'hashish non sarà egli stesso in prima persona, lui comunque sovraintenderà le operazioni, ma la droga verrà trasportata da un pischello. In particolare, Formicola porta Durante Massimo proprio fuori la sua abitazione e i due si mettono d'accordo affinché la consegna avvenga proprio lì, davanti all'abitazione di Formicola. Tant'è vero che lo stesso Formicola indica il cancelletto col campanello, dice: guarda, la casa è questa, il campanello è Formicola Ventrella. Ventrella appunto è la mamma del destinatario. Andiamo avanti, quindi poi abbiamo dalle ore 15.10 in poi un fitto scambio di SMS tra Durante Massimo e De Cesare Andrea e subito dopo tra Durante Massimo e Formicola Giuseppe. Durante Massimo usa lo stesso telefono per scambiare SMS sia con De Cesare che con Formicola e praticamente in questi SMS viene definita meglio l'orario per la consegna e si conferma il fatto che la consegna non avverrà in quel giorno, il 27, ma il giorno successivo. Quindi i progressivi sono 1700, il RIT è sempre il 4235/17, quindi intercettazione dell'utenza di Massimo Durante. I progressivi 1713, scambio di SMS tra Durante Massimo e De Cesare Andrea. Durante chiede se ce la fanno entro le 19 a fare questa consegna, siamo ancora sul 27. Poi successivo 1716, ore 13.31, Durante Massimo scrive a Formicola e gli dice: guarda, io sto aspettando notizie, gli ho chiesto se ce la fa entro le 19. Poi ancora successivo, 1718, sono le ore 16.33, è De Cesari che scrive a Durante e gli comunica che non riusciranno probabilmente a fare l'affare entro la serata. 1719, Durante risponde a De Cesari di fargli sapere al più presto l'orario, perché il suo cliente finale già è pronto. Poi 1722, Durante scrive a Formicola, gli dice: guarda, mi sa che dobbiamo vederci domani, perché stasera non ce la facciamo. 1723, Formicola Giuseppe risponde a Durante: mi raccomando, io sto a fare una figuraccia, vediamo di concludere. 1724, Durante che risponde a Formicola. 1727, Durante che scrive a De Cesari, chiede che mi ha aggiornato perché il mio cliente è pronto. 1728, De Cesari che conferma: ok, nel senso ti farò sapere appena saremo pronti. Quindi il 27 non si concretizza la consegna, andiamo al giorno 28. I contatti iniziano alle 12.18, Durante Massimo tenta più volte di telefonare, di squillare a De Cesari Andrea, che però non risponde. Lo scambio di SMS inizia alle ore 14.26. Prima alle 14.20 però Durante prende il suo aprile scarabeo, sempre monitorato, e si reca presso l'abitazione di Cesare Andrea, sempre a Bitinia. Quindi inizia lo scambio di SMS tra Durante e Formicola. E oggetto di questi SMS è sempre l'attesa snervante perché il fornitore non ha ancora fatto sapere a Durante l'orario della consegna. Quindi i progressivi sono 1758, sempre il RIT di Massimo Durante, 1760, 1763, 1764, 1765.
Andiamo poi alle ore 15.02, scambio di sms ancora tra Durante e De Cesari, e abbiamo De Cesari e Andrea che concorda un appuntamento a casa e tuttavia si premura con Massimo che a tale appuntamento dovrà esserci anche il fratello. Scrive: se vuoi passa a casa, chiamami fratello se passa. Quindi i progressivi sono 1767, 1768, 1769, 1775. Ci dice poi l'ultimo messaggio delle 15.55, è sempre il GPS sullo scooter di Massimo Durante, ci dice che effettivamente alle 16.08 Massimo va a casa di De Cesari Andrea. Subito dopo essere uscito dall'abitazione del De Cesari, Durante manda degli sms a Formicola e gli dà appuntamento per vedersi presso un centro commerciale. Progressivi quindi tra Durante e Formicola sono 1776, 1777, 1778. Eccoci, siamo all'incontro. Formicola e Durante, come concordato gli sms, quindi si incontrano, iniziano a parlare vicino all'Aprilia Scarabeo e quindi noi riusciamo a captare la conversazione. Quindi il rito dello Scarabeo è il 4172-17-B, progressivo numero 2580, e orario 16.27, interlocutori sono Durante Massimo, Formicola Giuseppe e un ragazzo non meglio identificato che stava insieme a Formicola. E si parla per l'appunto della consegna, della modalità della consegna, questa volta Durante Massimo, che ricordiamo è appena uscito da casa di De Cesari, dà informazioni precise e gli dice per l'appunto che domani mattina si recherà davanti casa del cliente di Formicola ed effettuerà la consegna. E gli dice anche: guarda, io ti mando degli sms prima, mettiamoci d'accordo subito per eludere eventuali orecchie indiscrete. Se io ti scrivo non vengo, vuol dire che vengo. Se ti scrivo vengo, vuol dire che ci sono stati dei problemi. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Benissimo. Andiamo poi, questo incontro è delle 16.27, Durante Massimo e Formicola si salutano, e andiamo alle 17.13, scambio di sms ancora tra Durante e De Cesari. De Cesari insiste perché deve incontrare assolutamente Flavio Durante. Quindi lo scrivi, cioè, mi serve tuo fratello. A Durante Massimo che scrive, vengo, cioè vengo io, cioè no, voglio tuo fratello. Quindi i progressivi sono 1788, 1794, 1795, 1799. A questo punto, ultimo sms delle 17.35, come chiude lo scambio di sms con De Cesari, Massimo si mette in contatto con Flavio e gli dice di recarsi alla Paninoteca 17, alla Paninoteca 17 che si trova appunto a Ostia. Quindi scambio di sms tra Flavio Durante e Durante Massimo, progressivi 370, 376, 377, 378. È importante l'ultimo messaggio che viene mandato da Flavio Durante a Durante Massimo è: sto al 17, quindi davanti alla Paninoteca. Questo messaggio paro paro viene riportato da Massimo a De Cesari Andrea e gli scrive: sto al 17. A questo incontro, quindi, secondo questa ricostruzione, questi sms partecipano i due fratelli Durante e De Cesari Andrea. Nella circostanza noi abbiamo fatto un servizio di osservazione, quindi atto riferibile l'OCP del giorno 28 luglio 2017. In quella circostanza, tuttavia, siamo i miei collaboratori che hanno testimoniato su questa cosa, arrivano solamente quando il gruppo si era già lasciato. Quindi hanno visto solamente De Cesari che salutava Durante Massimo mentre si stava allontanando. Quindi in questa circostanza, tra l'altro, De Cesari Andrea è evaso, perché lui aveva il permesso per recarsi al Dragoncello, non anche per andare ad Ostia. E l'ambientale,
Durante Massimo si reca a questo incontro con il suo Aprilia Scarabeo e l'ambientale ci fa cogliere l'ultima parte della conversazione, cioè questi si avvicinano allo scooter perché Massimo deve andare via e quindi viene captato proprio il saluto e l'ultima parte di un discorso, nel quale comunque sia si fa riferimento ai panetti, che comunque sia sono effettivamente le modalità di confezionamento dell'hashish che andremo poi a sequestrare. Andiamo la sera, siamo intorno alle ore 18 e 17, quindi no, sempre su poco dopo l'incontro al bar 17, scambio di sms tra Durante Massimo e Formicola Giuseppe. Durante scrive che la consegna avverrà l'indomani mattina alle 9, quindi siamo al giorno 28 e la consegna avverrà il giorno 29. I progressivi sono 1822, 1824, 1825 e 1826. Poi, poco dopo, registriamo uno scambio di sms tra Durante e De Cesari. In questi sms De Cesari chiede di anticipare anziché alle 9 di mattina alle 8 di mattina. I progressivi sono 1843 e 1844. Questo fatto, l'aver spostato questo orario, viene subito comunicato ovviamente da Durante al suo cliente, a Formicola, il quale alle 22:24, quindi dà conferma a De Cesari che gli sta bene l'appuntamento alle 8 e poco dopo contatta Formicola e gli dice appuntamento alle 8. Si presenta come Bob, sono Bob quello grosso tatuato, domani appuntamento alle 8 anziché alle 9. I progressivi 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 e 756. La consegna è confermata per il giorno successivo e i tempi, secondo la nostra strategia investigativa, erano maturi per arrestare in flagranza un componente della batteria Durante e sequestrare anche dell'hashish, per cui viene organizzato un servizio di OCP, osservazione, controllo e pedinamento. Il servizio ovviamente parte su Massimo Durante ed è stato un servizio particolarmente semplice perché Massimo Durante aveva il GPS sulla macchina, quindi non ci sono stati particolari problemi. Il servizio inizia presto, Massimo Durante esce da via Costanzo Casana 106, la sua abitazione di appoggio, intorno alle ore 7:30, come i miei collaboratori gli avranno detto, penso, quando esce di casa viene visto, entra in macchina, comincia a scrivere al telefono cellulare, si mette in contatto con Formicola e gli scrive che buongiorno, sono Bob, tra poco sarò da te. Quindi progressivo numero 757, interlocutori Durante e Formicola. Durante si mette in marcia, parte quindi dalla sua casa di Ostia, percorre la via Ostia, la via del mare, chiedo scusa, esce ai ponti di Dragona, entra nel quartiere di Dragona e poi entra all'interno della palestra di De Cesari che si trova in via Bardanò. All'interno della palestra, ovviamente era vediato dai miei collaboratori, io ricordo il tragitto perché io ero in sala intercettazioni che seguivo il tracciato del GPS. All'interno della palestra, del cortile della palestra, si incontra con un uomo. Tant'è vero che noi in ambientale sentiamo Massimo Durante che dice a questa persona, lo saluta, e quest'uomo che lo riconosce dice bello, che faccio, te seguo? E Massimo gli dice sì, vienimi dietro. Questa cosa viene captata sia in ambientale sia dal vivo dai miei collaboratori che comunque erano a breve distanza sulle macchine che stavano facendo il servizio di OCP. Ecco, l'ambientale è questa. Siamo al dritta il 4315/17, quindi la Fiat 500 di Massimo, e questa persona, quest'uomo poi viene identificato, si chiama Galassi Andrea, e la frase è proprio quella che ricordavo, si dice che fate, vengo dietro, sì sì, adesso chiamo anche il Pischello, cioè il destinatario finale.
Nella circostanza veniva accertato che Galassi Andrea era a bordo di una Volkswagen Polo targata TD929WG, intestata proprio a Galassi. Quindi i due veicoli si mettono in marcia, la Fiat 500 di Massimo avanti e la Polo di Galassi dietro. Raggiungono l'abitazione di Formicola Giuseppe, tant'è vero che alle 7.59 durante Massimo scrive a Formicola: sono qui. A quel punto, dopo pochi minuti da questo sms, sono intervenuti sul posto i miei collaboratori, che sono quelli che hanno fatto l'arresto in flagranza di Durante Massimo e di Galassi. Quindi le modalità dell'arresto, della cattura, ve le hanno descritte loro. E io vado solamente sull'esito finale, cioè all'interno dell'autovettura Volkswagen Polo di Galassi vengono rinvenuti per l'appunto 10 panetti di hashish per un peso complessivo di chilogrammi 9,909. E in quella circostanza Massimo è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico di 22 cm, ma la cosa che rileva è il marchio impresso sui panetti, per l'appunto la stella, e la foto dei panetti anche nel book fotografico, insomma quello che abbiamo consegnato la volta scorsa. Successivamente abbiamo fatto poi le perquisizioni delle abitazioni di Massimo Durante, nonché di Galassi. Abbiamo trovato dei bigliettini, insomma, a casa di Massimo Durante, abbiamo trovato dei bigliettini, insomma, con dei conti, con dei nomi vicini, insomma, roba secondo noi riconducibile alla contabilità, potenzialmente riconducibile alla contabilità, ma la cosa che più rileva per noi nell'economia della nostra indagine è stato l'accesso che è stato fatto d'urgenza al telefono di Massimo Durante. In particolare è stato fatto accesso alla rubrica del telefono cellulare, e in quella circostanza sono stati rilevati alcuni soprannomi. Noi ce l'avevamo già chiari, i soprannomi abbinati a diversi attori della vicenda. Questa cosa è stata un aiuto ulteriore. Quindi quando durante le ambientali o gli sms si parlava di un certo Ibarbo, noi abbiamo accertato che il nome Ibarbo, cioè la persona rubricata come Ibarbo, era l'utenza numero 346-70-7336 in uso a Candiano Luca. O quando per esempio si parla di un certo Roscio, sotto il nome Roscio c'era il numero 351 11 50 585, si tratta del telefono di Farinaccio Simone, l'abbiamo intercettato quel numero. E poi ancora abbiamo trovato sotto il nome Serafino il numero 351 22 01116 che era in uso a Cerchi Alessandro. E ancora sotto il nome Valerietto, il numero, Valerietto era il ragazzetto quello dei Rolex dei Jazz, quello che ha riscosso i soldi da Ieres, appunto sotto il nome Valerietto, l'utenza 346-7250-099 che era quella in uso a questo Miulli Valerio. Solo a margine, ecco come dato, alla fine, la sera stessa dell'arresto, anzi la notte tra il 29 e il 30 luglio, abbiamo accertato che Capobianchi Emanuele e Farinaccio Simone si sono tutti e due recati presso l'abitazione Durante Flavio. Abbiamo registrato questa cosa attraverso il GPS sulle loro macchine, attraverso le telecamere che avevamo installato in via Luigi Vernier di fronte all'abitazione di Flavio Durante. E con questo si chiude il capo 35, se non sbaglio. Sì. Ora, non ricordo, come sapete, esattamente l'ordine dei capi di imputazione, proseguo sempre secondo la mia informativa. Abbiamo un altro evento per cui c'è oggi imputato Belletti Valerio. È il nostro capo 36. E quello che ricostruiamo, siamo sempre nel mese di luglio, Presidente, alla fine del mese di luglio, è in buona sostanza una estorsione riconducibile a un acquisto a credito di stupefacente che viene perpetrata da Belletti Valerio in concorso con Capobianchi Emanuele in danno di Misso Cristiano. Che cosa succede praticamente? Che in data antecedente prossima al 23 luglio del 2017 Misso Cristiano acquista il corrispettivo di 25.000 euro di sostanza stupefacente da Belletti Valerio.
l'acquisto viene effettuato a credito. A un certo punto Mister Cristiano non riesce a far fronte, non riesce a pagare questo debito, quindi decide di fuggire, di nascondersi, comunque di non farsi trovare da Belletti. Belletti, che ovviamente conosce il rapporto che c'è tra Capobianchi e Misto Cristiano, chiede aiuto a Capobianchi per trovare appunto Misto. Ecco, chiedo scusa, interloquisco per rettificare, sono i capi 36 e 37. Abbiamo capito, grazie. Per cui alla fine Capobianchi si mette in contatto con Misto Cristiano in maniera subdola, perché dice a Misto Cristiano che ha necessità di incontrarlo, ma ovviamente non gli dice che si trova in compagnia di Belletti Valerio. Quindi Misto Cristiano, nella convinzione di incontrarsi esclusivamente con Capobianchi Emanuele, si reca all'appuntamento, come vedremo, viene picchiato, viene malmenato sia da Belletti che da Capobianchi, e subisce queste violenze per essere costretto appunto ad onorare il suo debito. Ora, le percosse sono state accertate, tra virgolette, attraverso le intercettazioni. Non sappiamo quale sia stato l'esito conclusivo, cioè non sappiamo se poi effettivamente Misto abbia saldato o no questo debito. Vado ad elencare velocemente le fonti di prova. Allora, siamo al giorno 23 luglio del 2017, quindi RIT numero 4238/17, intercettazione dell'utenza numero 347-36-10-263. Si tratta dell'utenza di Capobianchi Emanuele, progressivo numero 242. L'interlocutore è Belletti Valerio, che utilizza l'utenza numero 340-96-08-043. Anche qui, per la riconducibilità, Brigadiere Marano. E in queste circostanze, in questa conversazione, Belletti dice a Capobianchi che sta cercando per mare e per monti appunto Misto, senza però esplicitare la natura del cosa lo spinge a queste ricerche, apostrofa comunque Misto, insomma, glielo dice quante se ne sente. E andiamo alla successiva. Capobianchi poi si incontra con Belletti Valerio poco dopo la telefonata, quindi sono le ore 15:57, RIT il numero 3384/17, si tratta dell'intercettazione ambientale veicolare della Smart targata FF312SD, che era in uso alternativamente all'epoca delle indagini a Capobianchi Emanuele e a Durante Massimo, che però in questa circostanza è in uso a Capobianchi Emanuele. Progressivo numero 910, interlocutori Capobianchi e Belletti, e ancora si parla del fatto che perché Misto, chiedo scusa, è debitore nei confronti di Belletti Valerio di una forte cifra, si parla del fatto che è scappato di casa e che anche i genitori non sappiano che fine abbia fatto. Capobianchi aggiunge: sì, guarda, c'ha 500 euro pure per me, pure con me, cioè mi deve dare 500 euro, e gli dà assicurazione che comunque sia si applicherà nelle ricerche. Andiamo al successivo, è la stessa conversazione, si chiude un progressivo, se ne apre un altro, quindi è il 911, e in questo progressivo, quindi 911, Belletti afferma chiaramente che il debito di Misto ammonta a 25.000 euro e che si tratta del corrispettivo di un quantitativo di droga. E i due parlano anche del fatto che se non riusciranno a trovare Misto Cristiano andranno dal padre Misto Andrea, gli diranno chiaramente che il debito è per la droga e si faranno dare questi soldi da lui. Andiamo al giorno 24 luglio 2017. Chiedo scusa, un passo indietro. Sempre in questa ambientale, Belletti dice a Capobianchi che se lo aiuterà a trovare Misto Cristiano riceverà anche un compenso in denaro. Quindi andiamo al giorno 24 luglio 2017, abbiamo quindi Capobianchi che secondo Iliani si mette in contatto con Misto Cristiano. Quindi RIT numero 4238/17, progressivo 272, è il numero di Capobianchi. Capobianchi chiama Misto, l'utente è il numero 340-966-4265.
E Capo Bianchi in buona sostanza dice a Misto che ha necessità di incontrarlo. Andiamo ancora avanti, progressivo successivo, numero 273. Capo Bianchi, non appena conclude la telefonata con Misto Cristiano, chiama Belletti Valerio e gli dà conferma del fatto che è riuscito a mettersi in contatto con Misto. Andiamo al progressivo successivo, numero 290, sempre il telefono di Capo Bianchi Emanuele. Capo Bianchi contatta Misto. Capo Bianchi dice a Misto che lo si sta per recare ad incontrarlo. Misto ovviamente, che è sospettoso, dice: ma sei da solo? E Capo Bianchi gli dà conferma che sta da solo. In realtà, poi vedremo, in realtà è un tranello, perché Capo Bianchi sta in compagnia di Belletti. Progressivo successivo, 292, sempre lo stesso RIT. Capo Bianchi è sotto casa di Misto, è con Belletti, contatta Misto e praticamente Misto gli dice inizialmente: ma sei sicuro che stai da solo? A quel punto Capo Bianchi inizia ad inveire contro di lui, tanto ormai è sicuro che Capo Bianchi, che Misto sta lì, deve passare per forza davanti a lui, e quindi non ha più possibilità di scampo, e quindi inizia a prenderlo a male parole per telefono, ordinandogli di scendere, di uscire di casa. Noi non siamo riusciti a documentare l'incontro, la colluttazione, il pestaggio per essere più preciso, che c'è stato. Il pestaggio però effettivamente avviene, o le percosse, ecco, non sappiamo quale sia stata l'entità, le percosse avvengono poco dopo questa telefonata, e noi ricaviamo questo dato dalle successive telefonate. Quindi la prima, siamo alle ore 19.15, sempre il telefono di Capo Bianchi Emanuele, il progressivo è il numero 301, e Capo Bianchi viene chiamato da un certo Mafferri Francesco. La conversazione non è apparentemente irrilevante, l'unica cosa che ci interessa, si mettono d'accordo, vanno a giocare a calcetto, l'unica cosa che ci interessa è che Capo Bianchi afferma che fino a poco prima è stato in compagnia di Valerietto, che secondo la nostra ricostruzione appunto è Belletti Valerio. E poi ancora quella più importante, la successiva, progressivo 295, sempre lo stesso RIT, Capo Bianchi che chiama Farinaccio Simone. E praticamente nel corso della discussione gli dice che sono andati ad acchiappare a quello, l'hanno trovato, gli hanno fatto il tranello, hanno discusso e gli hanno dato una cinquina. Ecco, questi sono i termini che dicono loro, ho riportato testuale un passaggio dell'intercettazione. Questa conversazione del giorno 24 luglio, poi arriviamo al giorno 26 luglio, ancora contatti telefonici tra Belletti e Capo Bianchi, quindi sempre lo stesso RIT, progressivo 343, i due si lamentano che Belletti, anziché pagare, dopo il pestaggio è sparito un'altra volta, e quindi si riadoperano per trovarlo. Quindi i due si incontrano quel giorno, l'appuntamento viene dato con questa telefonata che ho citato, quindi salgono a bordo dell'autovettura di Capo Bianchi che è intercettata, quindi RIT 3384/17, intercettazione ambientale veicolare, quindi della Smart targata FF312SD, che era venuto a Capo Bianchi, progressivo 1022. Capo Bianchi e Belletti parlano ancora del debito dei 25.000 euro, della riconducibilità allo stupefacente e del fatto che se riusciranno a trovare il loro debitore, quindi Misto, lo percuoteranno ancora. Chiedo scusa, prima ho detto che in un ambientale precedente che lì Belletti affermava che avrebbe compensato in denaro Capo Bianchi, in realtà l'ambientale in cui Belletti afferma che darà un compenso in denaro a Capo Bianchi se troverà Belletti è questa, ok? Quindi non la precedente, ma la numero 1022. Poi ancora la vicenda
prosegue ancora per poco, registriamo alcune telefonate tra Capobianchi e Misso ancora, e quindi 1 agosto RIT 4238/17 progressivo 580, interlocutori Capobianchi e Misso, Misso che dà rassicurazione che al più presto cercherà di pagare e di onorare il suo debito. Poi andiamo al 4 agosto 2017, intercettazione ambientale veicolare, quindi RIT 3384/17, sempre l'ambientale sulla smart di Capobianchi, progressivo 1470, e Capobianchi è insieme a un ragazzo non identificato e gli dice appunto che sta cercando il soggetto denominato Ermatto, che è appunto il soprannome di Misso, in quanto gli deve una forte somma di denaro. Poi andiamo al giorno 13 agosto 2017, RIT numero 4238/17, quindi sempre il telefono di Capobianchi, progressivo 991, chiamata tra Misso e Capobianchi, e Misso contatta Capobianchi per farsi comunicare il suo IBAN per fare questo, il bonifico evidentemente della somma di denaro. E poi ancora il giorno 18 agosto 2017, progressivo numero 1223, RIT 4238/17, ancora Belletti e Capobianchi che parlano male di Misso, il quale non ha, nonostante le promesse, non ha ancora onorato il suo debito. Questa è l'ultima conversazione, come ho detto all'inizio, noi non sappiamo quale sia stato l'esito finale. Ecco, sempre seguendo come ordine logico quello della informativa riepilogativa, e faccio riferimento a quella del 28 novembre 2017, adesso potremmo trattare due argomenti che vengono trattati di seguito nell'ordine, che sono due argomenti pertinenti sempre al reato associativo. Il primo riguarda l'assistenza agli appartenenti all'organizzazione detenuti, quindi il sostegno economico. Il secondo tema riguarda i rapporti tra l'organizzazione per la quale si procede ed altre organizzazioni presenti sul territorio di Ostia. Quindi se vogliamo prima trattare il tema dell'assistenza e del supporto economico ai sodali detenuti e alle loro famiglie. Benissimo. Allora, uno dei tratti peculiari dell'organizzazione che abbiamo investigato era, che poi è un tratto peculiare di tutte quante le organizzazioni romane con cui mi sono cimentato negli ultimi anni, è quello appunto dell'assistenza ai detenuti. Ovvero, allorquando una persona appartenente all'organizzazione veniva arrestata, fermata o catturata, comunque sia quando veniva in carcere, gli altri componenti dell'organizzazione si prodigavano per dare assistenza. Assistenza come? Assistenza economica in primis. Quindi vedremo poi nel dettaglio, venivano consegnate somme di denaro sia per il sostentamento dei familiari, sia per il sostentamento dei detenuti, sia e soprattutto per il pagamento delle spese legali. Tutte quante le persone che sono state, che ne abbiamo arrestate diverse durante questa operazione, tutte quante sistematicamente sono state assistite in carcere, poi vedremo da chi. Il regime era sempre quello ordinario, cioè si pagava una quota fissa per tutti quanti gli arrestati. Come ho detto in precedenza, l'unico che godeva di un regime straordinario era Dragoni Lorenzo, che percepiva somme di denaro sia dalla sua organizzazione di riferimento, sia da un pregiudicato, un certo Nasca, tale De Santis Roberto, che poi lo vedremo poco più avanti, passo lo step successivo, che pure gli dava ogni tanto periodiche somme di denaro. Vado nel dettaglio, tanto le conversazioni sono molto chiare, quindi elenco detenuto per detenuto, chi gli ha fatto l'assistenza e quali sono le fonti di prova. Va bene. Quindi iniziamo con il primo. Allora, proprio il primo non l'abbiamo arrestato noi, abbiamo accertato durante le indagini che Esposito Marco, detto Barboncino, quindi il capo dell'organizzazione territoriale che stava ad Ostia Nuova, periodicamente forniva assistenza al detenuto De Dominicis Oscar e alla compagna Gatta Sara. Tuttavia, io adesso cito le fonti di prova, questo De Dominicis Oscar non ci è uscito come partecipante attivo all'organizzazione. Allora, da dove abbiamo vinto questo fatto? I progressivi. Allora, il primo, giorno 5 dicembre 2016, RIT numero 6038/16, intercettazione dell'utenza telefonica numero 340-5358-358, era quella in uso all'indagato Esposito Marco, nella circostanza l'interlocutore Gatta Sara,
si utilizzava l'utenza 346-022-6613, chi è questa carta Sara? È la compagna di Oscar De Dominico. Si parla sempre di assistenza, quindi cerco di scorrere il più velocemente possibile. Poi andiamo al giorno 21 dicembre 2016, stesso RIT, progressivo 551, stessi interlocutori, Esposito Marco e Gatta Sara, si parla sempre dell'assistenza. Poi ancora, RIT sempre lo stesso, progressivo 552, stessi interlocutori, Esposito Marco e Gatta Sara. Poi andiamo al giorno 23 dicembre 2016, siamo sotto Natale quindi, RIT numero 7234/16, questa era una intercettazione ambientale tra presenti, una microspia installata praticamente di fronte a un bar in via Cagni, che era un luogo di ritrovo abituale dell'articolazione di Esposito Marco. In questa ambientale i colloquianti vengono identificati in Esposito Marco, Pelletrani Mario, con la bella di Gilberto. Presidente, chiedo scusa, da Roma Rebibbia. Sì. Sì, vi sentiamo. Scusa per l'interruzione, ma l'imputato Pelletrani Mario mi ha dichiarato che vuole rinunciare al proseguo dell'udienza, quindi... Va bene, è una sua facoltà, va bene. Va bene, grazie, scusi. Niente. I colloquianti vengono identificati perché oltre ad esserci la microspia di fronte al bar c'era anche una telecamera che li prendeva, e oggetto di questa conversazione ambientale è per l'appunto l'assistenza generalizzata che deve essere fornita ai detenuti, e si parla anche nel dettaglio dell'assistenza a Gatta Sara e De Dominicis Oscar. Tra l'assistenza ai detenuti, questo come diciamo tra virgolette informazione generale, vi è anche la fornitura periodica di stupefacenti, in molti casi anche la fornitura di telefoni cellulari. In questo caso, in questa ambientale, vedremo che l'assistenza si concretizza sotto forma di fornitura di 3 dosi di cocaina. Poi andiamo al detenuto successivo, questo sia arrestato da noi. Parliamo di Severa Massimiliano, detto Erprovola. Severa Massimiliano è stato arrestato in data 11 gennaio 2017 dai miei collaboratori, dal mio reparto, e tradotto presso il carcere di Regina Coeli. A fare i colloqui di Severa Massimiliano sono stati intercettati, i primi che ha svolto, e quindi nel corso dei colloqui intercettati abbiamo acquisito elementi utili sia per la dimostrazione sia per dimostrare il reato per il quale è stato arrestato, sia per l'associazione, ma le ho già illustrate. Vado a indicare velocemente quali sono invece le conversazioni in cui si parla di assistenza. Quindi, giorno 25 gennaio 2017, RIT numero 223/17, quindi colloqui nella sala d'attesa di Regina Coeli. A colloqui ci sono Severa Massimiliano, detenuto, Severa Virgilio, il papà, De Bernardi, Giovanna, la madre. Identificazione certa, perché in carcere hanno telecamere e bisogna identificarsi quando si entra. Il progressivo non c'è, perché le intercettazioni in carcere non hanno progressivo, quindi seguono esclusivamente il giorno. In questa circostanza Severa i familiari di Severa danno assicurazione al detenuto, che soggetto definito come il piccoletto, Piccoletto del gruppo era, secondo la nostra ricostruzione, Domenico Pusinato, si sta occupando del sostentamento economico. Poi andiamo al giorno 1 febbraio 2017. Vorrei fare una piccola precisazione. Allora, le intercettazioni ambientali in carcere, Presidente, sono molto lunghe. In alcuni casi i colloqui hanno raggiunto anche le 3 ore, in base alla scelta che veniva fatta dai detenuti. Quindi, se lei ritiene, se voi ritenete, io vi do il minuto in cui si parla esattamente di questo, sì, sarebbe meglio, grazie. Di questo pezzo. Perché, allora, quindi, tornando al colloquio del 25, dal minuto 1:57 si parla dell'assistenza, a seguire per circa 2-3 minuti, e poi ancora dal minuto 25:42 si parla dell'assistenza. Ovviamente lo scambio di alcune frasi, non è che tutto il colloquio verte sull'assistenza, queste certo. Però sono le frasi che riguardano questo aspetto. Poi andiamo al colloquio del 1 febbraio 2017,
interlocutori Severa Massimiliano, Severa Virgilio e De Bernardi Giovanna, quindi ancora figlio, madre e padre, e si parla sempre dell'assistenza, quindi dal minuto 48 e 31 in avanti. Scusi, non ho notato la data, qual è il giorno? È il 1 febbraio 2017, Presidente. Ok, grazie. Poi andiamo all'8 febbraio del 2017, i colloquianti sono sempre gli stessi, e stavolta viene fatto esplicito riferimento a Marco, che fornisce l'assistenza, che quindi è Marco Esposito, e si parla di come questi soldi siano destinati all'avvocato, quindi per pagare le spese legali. Quindi siamo dal minuto 8 e 23 secondi al minuto 15 e 4 secondi. Poi andiamo al 15 febbraio del 2017, sempre gli stessi colloquianti, quindi padre, madre e figlio, anzi no, chiedo scusa, questa no, sono Bartolo e Severa Massimiliano detenuto, Severa Diego è il fratello di Severa Massimiliano e De Bernardo Giovanna che è la mamma di entrambi. Anche qui si parla del pagamento che avviene settimanalmente, e dal minuto 11.06 si parla di questa assistenza. E poi abbiamo il giorno 6 marzo 2017, nel frattempo noi avevamo arrestato anche Massaccesi Valzer, detto Fagiolo, quello che viene preso col chilo di cocaina, quindi abbiamo Severa Massimiliano che parla, quindi chiedo scusa, abbiamo Massaccesi Valzer che parla con la compagna Morini Pamela dell'assistenza che viene fornita a se stesso e al Provola, Provola che è appunto il soprannome di Severa. Quindi il rito ovviamente è cambiato perché questi sono i colloqui in carcere di Massaccesi, quindi il rito è il numero 722/17 del 6 marzo, già l'ho detto, a parlare il detenuto Massaccesi Valzer della compagna Morini Pamela, il pezzo in cui si parla dell'assistenza è dal minuto 30 e 34 secondi. Andiamo al detenuto, quindi Massaccesi Valzer, già l'ho introdotto, Massaccesi è stato arrestato il 31 gennaio 2017 col chilo di cocaina, il suo soprannome è Fagiolo Pedalo, lo incontriamo anche in questa intercettazione, anche qui assistenza. Quindi giorno 20 febbraio 2017, RIT 722/17, a parlare sono Massaccesi e la compagna Morini, e Morini dice che riesce ad assolvere alle spese quotidiane per la famiglia solo grazie ai soldi che gli porta Loredana. Loredana, secondo la nostra ricostruzione, è albanese Loredana, ovvero la compagna di Marco Esposito. Il minuto è il 19.50. Poi andiamo al giorno 6 marzo 2017, ancora Massaccesi e Morini, e si parla sempre genericamente dell'assistenza e i minuti sono dal minuto 03.51, poi dal minuto 06.02 e poi dal minuto 6.35. Andiamo al giorno 8 febbraio 2017, stavolta è Severa che parla dell'assistenza che viene data a Fagiolo, quindi a Massaccesi. Quindi il RIT è il 223/17, Severa parla con Virgilio, quindi col papà e con la mamma, Severa afferma che Massaccesi si trova in carcere in condizioni miserrime e i familiari si stupiscono, gli confermano che Marco sta provvedendo a dargli i soldi e che tale somma molto probabilmente viene sperperata dalla moglie. Il colloquio dell'8 febbraio 2017. Nella parte iniziale si parla di questo fatto. Poi andiamo al detenuto Papacci Alessandro. Papacci Alessandro è quello che viene arrestato con i 125 kg di hashish. I 125 sono il 29 marzo 2017. Qui la questione è un pochino più articolata.
vi faccio una sintesi, poi vi elenco le fonti di prova. In buona sostanza, per quanto riguarda l'assistenza di Papacci, se ne è occupato direttamente Fabio Di Francesco. La somma di denaro in qualche modo è arrivata, l'assistenza è stata garantita, e il tramite tra la famiglia di Papacci Alessandro e di Francesco Fabio è stato un signore di nome Lombardo Salvatore, che ha una parentela con la moglie di Papacci. Vado ad indicarvi come siamo arrivati a questa conclusione. Ecco, io mi inserisco per richiamare al Tribunale le imputazioni corrispondenti, cioè quelle relative al sequestro dei 125 kg di stupefacenti. Facciamo riferimento al capo 23, mentre il capo 24 riguarda invece il sequestro di armi fatto nello stesso contesto. Ecco, mi scusi. Grazie. Prego. Allora, un passo indietro, quando noi arrestiamo Papacci, ovviamente abbiamo perquisito la sua abitazione, quindi quella che stava a Ostia in via Acton, e abbiamo anche perquisito l'abitazione della mamma di Papacci, una certa Boggia Lucia, che si trovava a Fiumicino in via Lo Santi, e in quella circostanza abbiamo accertato come la mamma avesse un compagno, che non è il padre naturale di Papacci, e questo compagno veniva identificato in Lombardo Salvatore. Quindi prima ho detto il tramite era un parente della moglie, no, in realtà il tramite è Lombardo Salvatore, che è all'epoca il compagno della mamma di Papacci. Abbiamo successivamente accertato che questo Lombardo aveva in uso l'utenza telefonica numero 351-0647-391 e abbiamo accertato, sull'attribuzione sempre del brigadiere Marano, che questa utenza, poco dopo l'arresto di Papacci, entrava in contatto con altra utenza in uso a Fabio Di Francesco, utenza intercettata. Quindi andiamo al giorno 5 aprile del 2017. Registriamo uno scambio di SMS tra Di Francesco, Fabio e Lombardo Salvatore. Il RIT è il numero 1995/17. Si tratta dell'utenza in uso a Fabio Di Francesco numero 351-1201-952. Di Francesco praticamente rassicura Lombardo Salvatore che non gli farà mancare l'assistenza, ma che al momento devono essere tutti quanti particolarmente cauti in quanto devono capire quello che sta succedendo. Quindi gli scrive Fabio Di Francesco: amico mio, per il momento non mi cercare. I progressivi numeri 3, 4, 5, 6 e 7. Arriviamo al giorno 14 aprile 2017, ancora scambio di SMS tra Di Francesco e Lombardo, i due si lamentano di quello che è successo, dice sempre alle persone più oneste, succedono queste disgrazie, che peccato, ma la cosa importante è che Di Francesco comunica che per le 100 euro al mese ci pensa lui, questo è quello che scrive testualmente. Quindi il RIT è sempre il 1995/17, i progressivi sono 19, 20, 21, 23 e 24. Anche qui raccomandazione a Lombardo, insomma si dice ok ci penso io, ma mi raccomando prudenza perché potremmo avere i carabinieri addosso. Andiamo al giorno 7 maggio del 2017, Lombardo e Di Francesco concordano un appuntamento ad Ostia per le ore 15. Attraverso questi SMS, quindi RIT 1995/17, progressivi 33, 35, 37, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Siamo al 7 maggio, chiedo scusa, l'appuntamento viene fissato per il giorno successivo, 8 maggio. Il giorno 8 maggio i miei collaboratori hanno fatto un servizio di OCP ad Ostia, sotto l'abitazione di Esposito Cristian, che sarebbe il genero di Francesco Fabio, che si trova in abitazione che sta ad Ostia in via dei Promontori numero 222, hanno accertato che Di Francesco Fabio e Sertorio Ombretta sono arrivati presso questa abitazione e che poi alle 16.10 da questa stessa abitazione è uscito proprio Lombardo Salvatore. Più ripetibile quindi l'OCP che documenta questa cosa dell'8 maggio 2017.
E giusto a filo di cronaca, dopo essere uscito poi anche Di Francesco dall'abitazione della figlia e del genero, è stato accertato che stava in compagnia di Sertori Ombretta. Di Francesco e Sertori subito dopo sono andati a casa di Pignataro in via Rodolfo Villani ad Acilia. Abbiamo anche captato poi un colloquio in carcere di Pavacci Alessandro. In realtà sono state eloquenti solamente le prime due frasi e l'immagine che abbiamo captato, nel senso che la prima cosa che ha chiesto Pavacci quando ha visto il RIT 1994/17, giorno 4 aprile 2017, colloquianti Pavacci Alessandro, insofferenti Sara, la compagna, e la mamma Boggi Lucia, Alessandro ha chiesto se la stessero aiutando e la risposta è stata che la donna si è avvicinata e ha parlato all'orecchio di Pavacci Alessandro. E poi ha affermato: me stanno aiutando tutti quanti, non ti preoccupare, in maniera plateale. Ovviamente non siamo riusciti a intercettare quello che la insofferente ha sbirciato all'orecchio di Pavacci Alessandro. Andiamo poi all'assistenza al detenuto Sagoni Lorenzo. Su chi avesse fatto questa assistenza ho già discusso, quindi andiamo direttamente sulle fonti di prova. In quel periodo, tra l'altro, Sagoni Lorenzo era detenuto in carcere, quindi abbiamo intercettato i colloqui. Quindi il primo colloquio, RIT numero 925/17 del 23 febbraio, colloquio tra Di Francesco Fab, questa è un'intercettazione telefonica. Intercettazione telefonica del 23 febbraio 2017. Il RIT è il 925/17, il progressivo è il 21. Si tratta dell'intercettazione dell'utenza numero 347-5385628 in uso a Di Francesco Fabio. L'interlocutrice è Vania De Michele, la compagna di Sagoni, che utilizzava l'utenza 327-7963-507. I due colloquianti parlano genericamente dell'assistenza legale a Sagoni Lorenzo. Poi andiamo al giorno 9 marzo 2017, questa sì, ambientale in carcere del detenuto Sagoni Lorenzo, quindi RIT 1434/17, siamo al carcere di Regina Coeli, senza progressivo, i colloquianti sono Sagoni Lorenzo, Lupone Giovanni che è il fratellastro e Vania De Michele che è la compagna. Ogni colloquio che facevano in carcere Sagoni e De Michele finiva sempre con un litigio e quindi anche in questa circostanza, durante un litigio, Sagoni contesta alla moglie che, nonostante tutta quanta l'assistenza che i suoi amici gli stanno dando economica, Vania De Michele sperpera tutto quanto il denaro. Poi andiamo al giorno 12 marzo 2017, soltanto un cenno, abbiamo già visto quando parlato della batteria durante, che parlavano questi ragazzi attraverso SMS delle somme di denaro, sia dei proventi delle attività di spazio, sia dai soldi che andavano devoluti a VA. Quindi faccio riferimento a quegli SMS, ne segnalo solamente uno in particolare, siamo al giorno 12 marzo 2017, scambio di SMS tra Di Francesco Fabio e Natale Perrulli. Quindi il RIT è il 1184/17, progressivi sono 1293, 1294, 1295, 1296 e si parla in particolare di un vaglia che dovrà essere fatto in favore del detenuto Sagoni Lorenzo. Si parla di alcuni vaglia in particolare. Al riscontro di questi SMS noi abbiamo accertato attraverso la direzione del carcere che effettivamente il detenuto Sagoni Lorenzo ha ricevuto del denaro attraverso vaglia postale il 2 aprile da Cerchi Alessandro, quindi il suo stretto sodale, il 23 aprile 2017 e il 14 maggio 2017 da un certo Galmazzi Mario, che è un soggetto non indagato nel procedimento, ma comunque sia che noi abbiamo accertato essere contiguo a Natale Perrulli. Contiguo intendo frequentazione del territorio, dei controlli che sono stati fatti insieme, e poi il 14 maggio 2017 ancora un altro vaglia fatto da Candiano Luca, quindi un appartenente al suo gruppo.
Ancora degli sms sempre che riguardano l'assistenza, quindi siamo al giorno 3 aprile 2017. Questi sono tutti quanti sms, Presidente, che parlano dell'assistenza della batteria durante a Sagone, che già ho citato comunque sia nel corso dell'audizione della volta scorsa, quindi se il pubblico ministro è d'accordo io vi salterei. Certamente, sì. Sì, sì, ci andiamo sono. Direttamente quindi al giorno 18 marzo del 2017, quindi intercettiamo direttamente De Michele Vania, RIT numero 2012/17, progressivo numero 2699, e Bagna De Michele con l'utenza 327-7963-507, che chiama una sua amica, una certa Centonce Noemi, numero 389-2029-950. De Michele si lamenta del fatto che Kevin gli porta sempre i soldi in ritardo, Kevin di Napoli, e quindi chiede alla sua amica di trovare in qualche maniera Kevin, dice perché mi servono i soldi e deve andare a prendere il figlio, ecco, questo è il contenuto della conversazione. E poi andiamo all'altro tipo, all'assistenza, che è arrivato da un altro gruppo. Ho detto prima quindi di questo De Santis Roberto. Poi la figura di questo De Santis, ne parlerò un pochino più diffusamente al capitolo successivo, comunque adesso soltanto per l'assistenza. Abbiamo, vado direttamente sulle fonti di prova, RIT 916/17, quindi scambio di sms tra Pignataro Alessandro e di Francesco Fabio, siamo al giorno 25 febbraio, progressivi 198, 199, 200. E in particolare Di Francesco afferma di aver sentito poco prima Fusinato, il quale Fusinato ha incontrato dei soggetti indicati come quelli del Cappuccino che gli hanno dato 200 per il piccolo. Il piccolo della nostra ricostruzione è Lorenzo Sagoni. Quelli del Cappuccino, uno dei soggetti definiti come quelli del Cappuccino invece è De Santis Roberto, detto Nasca, e lo troveremo la spiegazione del soprannome nel successivo capitolo. E poi ancora abbiamo il contenuto del colloquio in carcere del 23 marzo 2017, colloquio in carcere quindi RIT 42114/16, ah no, questo è il procedimento penale, chiedo scusa, il RIT è il 1434/17, interlocutori Sagoni Lorenzo e De Michele Vania, e in particolare è si parla dell'assistenza in generale ed è De Michele Vania stessa che dice che ha ricevuto un'assistenza da parte del Nasca, Nasca è il soprannome con cui è conosciuto questo pregiudicato ad Ostia, e l'aver disvelato questo nome nel corso del colloquio in carcere viene ritenuto una grave imprudenza da parte di Sagoni, tant'è vero che poi per tutto il resto del colloquio inizia ad inveire, a litigare e a insultare Vania De Michele. Poi ancora, è l'ultimo detenuto assistito, Viotti Andrea. Quindi siamo nell'articolazione territoriale facente capo a Perruli Natale, quella che operava tra Acilia, Centrogiano, Casalbernocchi. Questo ragazzo, questo Viotti, è stato arrestato il 21 marzo del 2017, l'arresto l'ha fatto persona della Polizia Municipale di Roma Capitale. Noi dopo l'arresto registriamo uno scambio di sms tra Fabio Di Francesco e Perruli Natale, quindi il RIT è il numero 1432/17, progressivi numero 20, 22 e 21, giorno 23 marzo, per lui afferma molto candidamente che ha mandato spese e sigarette al detenuto perché si è comportato bene, in quanto si è abbasso, scrive, secondo la nostra ricostruzione si abbassa per si abbasso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida. Un'ultima cosa, e poi abbiamo chiuso la prima parte dell'indagine Maverick, questo vale a 360 gradi. Noi già in questa prima parte abbiamo accertato come l'organizzazione Maverick fosse assolutamente pacificamente inserita all'interno dello scacchiere criminale di Ostia. Ve l'ho descritto sommariamente durante la prima udienza. Poi in realtà, quando scriviamo queste cose, noi ancora non sapevamo che ci sarebbe stato un seguito, poi ve lo illustrerò, il seguito ci confermerà tutta quanta, anzi arricchirà questa affermazione che ho appena fatto.
In ogni caso, sempre perché si muovono a Ostia dei blocchi criminali particolarmente pericolosi, anche a livello, tra virgolette, militare, nel senso parliamo di organizzazioni comunque armate, tutti quanti, specialmente i vertici dell'organizzazione Maverick, stavano molto attenti ai movimenti che avvenivano da parte degli altri blocchi e loro a loro volta si muovevano di conseguenza. Si arriva ad un certo punto che siamo nel mese di febbraio dell'anno 2017, dei soggetti che vengono definiti criticamente come quelli del Cappuccino chiedono di ottenere un incontro con Alessandro Vignataro, che è un elemento di spicco dell'organizzazione Maverick. Anche qui questo incontro avviene in maniera molto complessa, secondo noi per eludere qualsiasi possibilità di intercettazione o di monitoraggio. In particolare questi soggetti si mettono in contatto con Domenico Fusinato e gli rappresentano questa volontà di incontrare i vertici della sua organizzazione. Fusinato rappresenta questa cosa ad Esposito Marco, evidentemente gliela rappresenta a voce. Esposito Marco si mette a sua volta in contatto con Di Francesco Fabio, secondo il meccanismo comunicativo che vi ho illustrato durante la prima udienza. Di Francesco Fabio a sua volta si mette in contatto con Alessandro Vignataro, gli dice per l'appunto che questi del Cappuccino li vogliono incontrare. Mi fermo qui, chi sono quelli del Cappuccino? Uno l'abbiamo identificato e lo vedremo attraverso un servizio di OCP, perché noi riusciremo a monitorarlo questo incontro e accerteremo che nell'appuntamento fissato secondo queste modalità effettivamente a un certo punto si presentano all'Azza, anzi a Casal Palocco, si incontrano per l'appunto Alessandro Vignataro e De Santis Roberto. Ora, devo necessariamente fare una minima ricostruzione storica di queste figure per capire quello che si dice durante un'intercettazione. Allora, nell'anno 2007 De Santis Roberto, insieme a tali Giordani Roberto, ha gambizzato Triassi Vito, cioè gli è stato allegato, e questa cosa è processualmente accertata. All'epoca, nell'anno 2007, i Triassi, i fratelli Triassi, Vito e Vincenzo, erano a capo di un gruppo, questo lo ricostruisco non attraverso la storia processuale, ma attraverso delle intercettazioni che vedremo più avanti. E all'epoca a quel gruppo capeggiato dai fratelli Triassi appartenevano anche Alessandro Vignataro e Di Francesco Fabio, i quali nell'anno 2013, come vedremo, in data successiva e prossima al 2013, fanno la scissione dal gruppo dei fratelli Triassi. Però resta il fatto che i soggetti si conoscevano tra di loro e che almeno nel 2007, Vignataro e Di Francesco appartenevano a una fazione opposta rispetto a quella di De Santis Roberto e Giordani Roberto, che per la cronaca Ostia sono noti con i soprannomi Nasca e Cappottone. Che cosa succede? Quando arriva la richiesta di convocazione, cioè la richiesta di colloquio, ovviamente questa richiesta appare strana, manda in fibrillazione sia Di Francesco che Vignataro, i quali cercano di capire quale possa essere il motivo della convocazione. Questo perché temono che durante l'incontro possa accadere qualcosa di spiacevole. E quindi viene dato mandato ad Esposito Marco di cercare di capire che cosa vogliano questi signori. A distanza di qualche giorno Esposito Marco si rimette in contatto con Di Francesco e gli dice che praticamente qualche giorno prima qualcuno ha buttato una testa di maiale crivellata di proiettili all'interno di un ristorante situato verso Casal Palocco che è per l'appunto riconducibile a quelli del Cappuccino. Ovviamente questa cosa fa salire la fibrillazione, perché non ricordo se Vignataro o Di Francesco, poi lo andrò a leggere e ve lo dirò, dicono ma non è che questi pensano che siamo stati noi? Quindi non è che vogliono farci qualche cosa? In ogni caso, alla fine, i due
convengono che la cosa migliore da fare, quindi Francesco e Pignataro convengono che la cosa migliore da fare è quella di incontrarsi con questo signore, che poi vedremo essere De Santis Roberto, e alla fine la conclusione è che non c'era nessuna particolare tensione, ma l'incontro era semplicemente riconducibile a portare a compimento un affare insieme. Questo signore, questo Nasca, poi lo ritroveremo anche più avanti nel corso delle intercettazioni che faremo a casa di Fabio Di Francesco, e accerteremo che più che un affare si parlava di un tentativo di federazione, cioè un tentativo di attrarre nell'orbita appunto di Nasca e Cappottone il gruppo criminale capeggiato da Di Francesco. Vado alle fonti di prova. Iniziamo quindi. Siamo al giorno 25 febbraio, quindi intercettiamo uno scambio di SMS tra Pignataro e Di Francesco. Il RIT è il 916/17, quindi sempre questo è il numero di Francesco. I progressivi 198, 199, 200. In questi tre SMS, cito soltanto questo, pochi altri, dice Di Francesco: ho sentito il testa che ha incontrato quei due del Cappuccino, gli hanno dato altri 200 per il piccolo, per Sagoni, e quello gli ha detto che voleva fare colazione con te quando sei disponibile. Poi ancora 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 213, 215, 216 e 217. Quando Di Francesco dice: a me questi incontri non piacciono così tanto, perché uno parlando può avere disaccordi e poi succede quello che non vorremmo, la caciara. Poi 218, 220, 219, 221, 222, 224, 223, 225, 226, 227, 228 e 229. Non entro nel dettaglio, già ve l'ho illustrato prima. Andiamo al giorno 27 febbraio del 2017, quindi dopo due giorni. Questi sono gli scambi di SMS in cui si parla appunto della testa di maiale crivellata di colpi. Quindi il RIT è cambiato, perché nel frattempo questi signori avevano cambiato la maglia telefonica, quindi il RIT diventa il 1184/17. Infatti noi riusciamo ad intercettarli proprio nel momento in cui iniziano a parlare di questa cosa, e quindi sono i progressivi, sono tutti giovani, quindi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 34. Il testa che viene menzionato in questi SMS è Fusinato, mentre invece quando parlano di Pa si parla di Esposito Marco. Sempre faccio rinvio al brigadiere Marano per l'attribuzione dei soprannomi. Poi ancora, sempre lo stesso giorno, dalle 19.20 a seguire, quindi il RIT 1184/17, progressivi numero 62, 70, 71, 72 e 73. Allora, quegli SMS che ho citato poc'anzi vengono scambiati tra Di Francesco e Esposito Marco, che nella circostanza utilizza il cosiddetto telefono del Pupu, cioè il telefono dedicato dall'articolazione di Esposito Marco per comunicare con Di Francesco. In questi SMS che vado ad indicare invece, Di Francesco inizia la comunicazione nella convinzione di parlare con Esposito Marco, ma subito l'interlocutore dice: guarda, fermati che sono il secco. Nella nostra ricostruzione il secco è Cirillo. Dice: adesso lui non c'è, ti faccio ricontattare dopo. Poi i progressivi quindi sono il 62, 70, 71, 72 e 73. Questi tra Di Francesco e Cirillo. Poi andiamo al giorno 28 febbraio. Scambio di SMS, prima tra Di Francesco ed Esposito Marco,
e poi successivamente tra Di Francesco e Pignataro. È il pezzo in cui praticamente Esposito gli comunica, ancora gli dà autore conferma, che l'animale crivellato di Volpi era una testa di maiale, cioè la testa buttata e crivellata di Volpi era la testa di un maiale, chiedo scusa, e poi Di Francesco, che subito dopo comunica questa cosa a Pignataro. Quindi i primi scambi di SMS di Francesco con Esposito Marco sono RIT 1184/17, numeri 105. Il primo è importante, mi ci soffermo un secondo, perché Di Francesco scrive che per le sette il Cump, compare il soprannome di Pignataro Alessandro, vi aspetta a casa, così voi gli spiegate bene tutta la vicenda. Quindi questa cosa, al di là di quello che vi darà Marano, vi conferma l'identità dei colloquianti, perché effettivamente, siamo alle 9.40 di mattina qui, faccio un salto in avanti, arrivo alle 19.10, effettivamente alle 19.10 accertiamo che Esposito Marco e Domenico Fusinato si recano all'interno dell'abitazione di Pignataro Alessandro, quindi seguendo le indicazioni di Giulio attraverso questi SMS, e le immagini di Esposito e Fusinato che entrano e che escono dall'abitazione di Pignataro sono nel book fotografico, perché davanti a casa di Pignataro c'era una telecamera che inquadrava chi entrava e chi usciva. Quindi proseguendo con gli SMS, sono i 105, già ve l'ho detto, 106, 107, 108, 110 e 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 120. Poi ancora a seguire tra Di Francesco e Pignataro i progressivi sono il RIT 916/17, i progressivi sono 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292. Di Francesco nel 292 dice: guarda che ho appena messaggiato Coppà, che mi ha detto appunto che era un maiale. Lui ha effettivamente appena messaggiato col telefono citofonico di Marco Esposito. Poi ancora 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299. Andiamo alle ore 22.56, quindi Pignataro e Di Francesco danno il benestare per questo incontro, quindi alle 22.56 registriamo un scambio di SMS tra Di Francesco ed Esposito, il quale dà conferma che tutto quanto che l'incontro potrà avvenire domani alle 10. Quindi RIT 1184/17, progressivi 227 e 229. Poi vedremo che l'incontro ha subito un rinvio successivamente, perché il 28 febbraio c'era questo rinvio all'indomani alle 10, ma il 1 marzo non si incontrano, succede qualcosa che non siamo riusciti a monitorare. Andiamo direttamente al giorno 2 marzo 2017, ancora scambio di SMS tra Di Francesco e il telefono citofonico in uso a Esposito Marco. Quindi il RIT è il 1184/17, progressivi 466 e 469, lo dice chiaramente, quello mi ha detto che per l'appuntamento del CUMP a colazione si può fare domani, che gli dico? 476 e 479. Esatto, 476 e 479, la risposta di Francesco dice: aspetta che chiedo. Effettivamente subito dopo Di Francesco, sempre secondo il meccanismo complesso che vi ho detto prima, si mette in contatto con Pignataro e gli dice: guarda, questi hanno fissato per domani, che dico? Quindi RIT 916/17, progressivi 400, 399, 401, 402, 403, 404. Pignataro del nulla osta, ok, va bene l'incontro per domani mattina alle 10. Quindi il nulla osta viene comunicato da Di Francesco a Esposito Marco. RIT 1184/17, progressivi 480 e 481. Subito dopo, dopo soltanto un minuto, abbiamo la risposta, nel senso che il citofono di Esposito Marco, quindi il telefono del gruppo di Esposito Marco, si mette in contatto con il telefono di Francesco Fabio e dice: confermato l'appuntamento alle 10, poi io alle 13 domani andrò da lui, io andrò da Pignataro, scrive Esposito Marco. Quindi RIT 1184/17, progressivi 482 e 483.
Avevamo l'orario confermato, quindi alle 10 del giorno 3 marzo sarebbe dovuto avvenire questo incontro. Ovviamente noi eravamo curiosissimi di capire chi fossero questi del Cappuccino, quindi abbiamo organizzato un servizio bello corposo ed effettivamente abbiamo accertato che alle ore 10 del giorno 3 marzo, quindi in orario, a Casal Palocco, segnatamente in largo Biante, davanti al Caffè 900, si sono incontrati De Santis Roberto, detto Narca, e Pignataro Alessandro, detto Compare. Appuntamento che appunto è certificato dall'annotazione di IPG fatta dai miei collaboratori OCP del 3 marzo 2017. Appena finisce l'incontro, ovviamente Pignataro contatta Di Francesco e gli dice quello che si sono detti durante questo incontro, perché anche Di Francesco non stava nella pelle. E comunque gli dà rassicurazione, dice: guarda, non ti preoccupare, sono cose buone. Se viene alla solita ora poi ne parliamo. Quindi RIT 916-17, colloquianti Pignataro e Di Francesco, e a parlare sono, i progressivi sono 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419. E nel 419 Di Francesco ricorda a Pignataro che alle 13 un appartenente al gruppo di esposi dovrà andare a casa sua a trovarlo. Infatti dice: ma alle 13 non viene da te? Poi ancora 420, 421 e 422. Effettivamente alle 13 sempre le telecamere poste a sorveglianza dell'abitazione di Pignataro ci mostrano Fusinato Domenico che entra nel cancello dell'abitazione di Pignataro. Successivamente, il giorno 5 marzo, a quel punto abbiamo iniziato a fare un minimo di servizi di osservazione anche nei confronti di De Santis e Roberto, abbiamo accertato che il giorno 5 marzo c'è stato un ulteriore incontro tra Pignataro e Di Francesco, tra Pignataro e De Santis, sempre al Bar Caffè del 900. Anche qui c'è annotazione ed è quella appunto del 5 marzo 2017. Che cosa avviene successivamente? Il giorno 3 aprile del 2017 il gruppo di facente capo a De Santis Roberto chiede un ulteriore appuntamento. Però a questo punto c'è un problema, perché il giorno 29 marzo c'era stato da parte nostra il sequestro dei 125 kg, quindi del carico, del grosso del carico dell'organizzazione. Per cui a questa nuova richiesta di incontro, diciamo che il sequestro cade proprio in mezzo agli incontri che ci sono stati, che ho appena narrato, e questa seconda richiesta. Per cui alla seconda richiesta, la richiesta di incontro avviene sempre secondo il solito circuito, tuttavia Di Francesco e il gruppo di Esposito Marco convengono che non è il caso di incontrarsi con De Santis, in quanto hanno subito un sequestro e quindi c'è il rischio che possano, tra virgolette, contaminare anche l'altra organizzazione. E insomma abbastanza esplicito, perché gli dice, quando Fusinato in questo caso ha il telefono, dice: guarda, questi ti vogliono ancora incontrare. Di Francesco glielo scrive: ma voi gli avete detto niente dei brutti? I brutti sarebbero i carabinieri, saremmo noi. E dice: no, perché il momento per noi è caldo, non vorrei che è brutto che andiamo noi lì con questi dietro. Cioè non si è mai, in realtà il dato l'avevano già fatto, perché già c'erano andati all'appuntamento con i carabinieri dietro. Allora, il RIT è 1941-17, progressivi 85, il telefono lo usa in questo caso Fusinato, che si presenta, primo sms 85, dice: sono il test è soprannome di Fusinato. Quindi 85, 86, quell'amico mi ha detto un appuntamento col CUMP, poi ancora 87, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122. E con questo si chiude la prima parte dell'indagine Maverick.
Ascolti, vuole fare una pausa adesso e poi per 5 minuti, perché secondo me lei è un po' stanca, e poi riprendiamo e poi ci fermiamo alle 2 per pranzare, se siete d'accordo. Cioè adesso proprio 5 minuti di pausa caffè. Che ore sono? Oppure sono l'una? L'una meno un quarto. Facciamo una pausa direttamente allora? Come preferisce il tribunale. Vogliamo fare una pausa direttamente? E dalle 2 io almeno fino alle 4 e mezza 5 voglio arrivare. Esatto, allora facciamo una pausa di 5 minuti proprio per riprendere fiato, va bene? Ok. Volevo anticipare che mi allontano dall'aula e nomino sostituto processuale l'avvocato Federica Zarrillo. Va bene. E un altro minuto volevo rubare al collegio, perché deposito in questa sede, naturalmente deciderà poi il collegio, un'istanza di modifica del domicilio per Flavio Durante, perché essendo padre di un bambino di 2 e di 8 anni, lui attualmente sta ascoltato in domiciliari a Tor San Lorenzo, comune di Ardea, quindi in zona diciamo Pomezia. La compagna del Durante si è trasferita ad Ostia perché non riesce a fare ogni giorno alla mattina presto a trovarsi alle 8 ad Ostia con i bambini. Il Durante quindi è momentaneamente da solo, l'istanza è la prima istanza di chiedere che possa ricongiungersi con la famiglia ad Ostia, in via subordinata che possa essere consentito un'ora al giorno almeno di uscire dal luogo dove attualmente sconta i domiciliari per provvedere alle esigenze di vita, perché non può fare la spesa. Quindi la deposito in questa si riserva il parere pubblico ministero. Grazie. Allora ricominciamo, siamo sempre noi e dopo questa pausa. Poi la prossima sarà alle 2 per mangiare qualcosa. Ok. Prego. Allora Presidente, nel mese di ottobre dell'anno 2017 di fatto noi concludiamo l'attività di indagine Maverick, o almeno era nelle nostre intenzioni concluderla. Questo perché fisiologicamente nelle indagini che riguardano il traffico di stupefacenti arrivi a un certo punto in cui devi tirare una linea e cominciare a scrivere, cominciare a repertare, perché comunque sia, nonostante gli arresti, nonostante i sequestri, l'attività era comunque sia sempre attiva. Quindi l'indagine, ho detto alla prima udienza, è iniziata di fatto nel mese di ottobre 2016 e si conclude nell'ottobre del 2017. Quello che si verifica dopo però è particolare, perché nei mesi successivi abbiamo avuto insomma un autunno-inverno abbastanza caldo a Ostia, sono successi comunque sia una serie di eventi importanti. Come ho detto poc'anzi, noi concludiamo l'indagine Maverick all'inizio ottobre e depositiamo l'informativa sulla quale mi sono appoggiato durante la mia deposizione a fine novembre, il 28 novembre del 2017. Che cosa succede successivamente, quando quindi non avevamo attività tecnica in corso? Beh, la prima cosa, i soggetti che prima spacciavano continuano a spacciare, tant'è vero che il 1 dicembre del 2017 Domenico Fusinato viene arrestato dalla Guardia di Finanza e gli vengono sequestrati in quella circostanza 37 grammi di cocaina e 4 di hashish. Il 15 dicembre del 2017 anche Cirillo Michele viene arrestato da personale del commissariato di Ostia, che nel corso di una perquisizione locale lo trova in possesso di 125 grammi di hashish. E ancora Ieres Simone, che abbiamo visto era uno dei clienti sia del gruppo di Esposito Marco che del gruppo della batteria Durante, viene arrestato sia il 7 dicembre 2017 che il 27 febbraio del 2018. Quindi l'attività di spaccio di fatto continua. Tuttavia sono altri gli eventi che iniziano comunque sia a darci maggiore preoccupazione. Siamo sull'altro versante, quindi siamo su altre organizzazioni criminali, perché come ho detto all'inizio il nostro approccio mentale iniziale è stato quello di dire ok, il gruppo Maverick non sarà un gruppo connotato da lineamenti mafiosi, tuttavia si muove in un contesto dove ci sono altre organizzazioni criminali, sia con connotati mafiosi, sia comunque dedicate al traffico di stupefacenti.
Che cosa avviene? Quindi andiamo sugli eventi storici. Il 9 novembre del 2017 viene fermato a Ostia, eseguiamo un decreto di fermo a carico di Spada Roberto. Spada Roberto è uno dei vertici del clan Spada di Ostia, e il fermo scaturisce appunto dalla testata che diede al giornalista Pier Vincenzi, quello della trasmissione Remo. Dopo questa testata che cosa accade? Come sempre, le cose che sono sempre state odiate, in particolare da Esposito Marco, l'attenzione mediatica si focalizza su Ostia, e con l'attenzione mediatica arrivano anche le forze di polizia, quindi più posti di controllo e più intralcio per gli affari. Ancora, gli eventi critici non finiscono, perché il 23 novembre del 2017 Cirillo Michele, che è uno dei luogotenenti di Esposito Marco, gambizza Ferreri Alessio. O quantomeno abbiamo una sentenza di primo grado e una d'appello, sì, sì, ma non è ancora definitiva. No, no, quindi, non è andato interloquendo stato, è ancora sub iudice. Scusate un attimo, già questo ce lo siamo detto, quindi è un'opposizione. Praticamente da quello che ho capito, ma questa storia credo di averla capita anche nelle udienze passate, perché qualcosa ha già detto, è utile all'operante per rappresentare il momento storico e il clima in cui si trovarono a operare, quindi con questo limitato fine, perché null'altro significa, la domanda certo. È ammessa. Sì, Presidente, solo per chiarire il No, non si chiarisce perché non c'è replica sulle eccezioni. Sì, no, una cortesia per la trascrizione, l'avvocato Ceci. Avvocato Diamante Ceci per la posizione di Cirillo Michele. Ok. Chi è questo Ferreri Alessio che viene gambizzato? È un soggetto che per vincoli di parentela è legato al clan Fasciani di Ostia. Clan, questo sì, mafioso. Poi che cos'altro succede? Il 26 novembre del 2017 alcuni soggetti rimasti ignoti nella zona della Vietta, insomma siamo a Piazza Caspari, zona limitrofe, esplodono dei colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di Spada Silvano, che è un altro soggetto importante del clan Spada, e il giorno 26 novembre, la stessa in serata, lo stesso giorno, sempre ignoti, esplodono dei colpi d'arma da fuoco contro il bar gestito sempre nella zona di Piazza Caspari da Spada Roberto. Arriviamo poi al 25 gennaio del 2018 che unitamente alla squadra mobile sotto l'egida della DDA di Roma diamo esecuzione all'operazione Eclissi. L'operazione Eclissi è stata l'operazione appunto indirizzata contro il clan Spada di Ostia, per i quali appunto molti appartenenti a questo clan sono stati condannati in primo grado. Quindi questo è il quadro, e in particolare ho citato anche quest'ultimo episodio, cioè la cattura dei maggiorenti del clan Spada, perché questa verrà citata anche da Esposito Marco nel corso di alcune intercettazioni. Quindi questo il quadro. Successivamente, su indicazione quindi della Procura di Roma, abbiamo riaperto le attività tecniche sul gruppo Maverick. Questo per vedere, per verificare quali potessero essere le reazioni di quel gruppo criminale rispetto agli spostamenti degli equilibri criminali determinati appunto dagli accadimenti che erano successi poco prima. La cosa principale, siamo stati nell'intraprendere questa nuova attività di indagine, Presidente, veramente, audente sfortuna Juvat, siamo stati particolarmente fortunati perché... Un attimo, l'avvocato che sta dietro il PM, la mascherina per favore, tra il pubblico... Perché l'attività è stata intrapresa per l'appunto poco dopo l'esecuzione dell'operazione Eclissi. E praticamente quando abbiamo iniziato questa fase 2 dell'operazione Maverick, uno dei principali indagati, Fabio Di Francesco, abitava ancora all'Alessandrino
Nel momento in cui attacchiamo i suoi telefoni di vita, accertiamo che Di Francesco era in procinto di trasferirsi nel quartiere Tordino, vicino a Leo, quindi andare ad occupare una villetta, una nuova abitazione. Quindi, quando ormai Di Francesco aveva già definito gli accordi con il padrone di casa per impossessarsi di quell'abitazione, per prenderle possesso, già fatto il trasloco di alcune masserizie, abbiamo avuto l'opportunità di entrare all'interno e posizionare all'interno dell'abitazione di Francesco alcune microspie. Quello che ci hanno restituito in termini di fonti di prova queste microspie hanno avuto una valenza per noi straordinaria anche rispetto a quello che era stato fatto in precedenza, nel senso che, punto numero uno, quando noi abbiamo scritto l'informativa Maverick 1, ovviamente non sapevamo che avremmo fatto un'informativa numero 2, e tuttavia le informazioni che abbiamo acquisito durante le attività della Maverick 2 hanno confermato in toto quelle che erano le ipotesi investigative avanzate nell'indagine Maverick 1. E quindi parlo proprio di organizzazione, dell'organizzazione interna del gruppo Maverick. Una delle cose più importanti che ci ha fornito l'indagine Maverick 2 però è stata, e questo per noi rileva ai fini anche dell'associazione, perché l'associazione in data prossima all'anno 2014, noi abbiamo ricostruito la storia criminale di questa organizzazione, per cui poi andrò nel dettaglio. Noi a un certo punto abbiamo sentito dalla viva voce di Fabio Di Francesco, mentre parlava con i suoi discepoli, i racconti della storia criminale sua e di Alessandro Pignataro. E quindi lo dico sommariamente adesso. Punto numero uno, Di Francesco afferma che a Roma esiste un sistema criminale, ovvero esistono diverse organizzazioni criminali che sono in costante riposizionamento tra loro, che si scontrano o si alleano a seconda delle circostanze. Punto numero due, Pignataro e Di Francesco afferma, reclama con forza anzi la sua appartenenza a questo sistema, sua e di Pignataro Alessandro. Racconta di come loro abbiano iniziato dalle posizioni più basse del sistema, inquadrati nell'organizzazione facente capo ai fratelli Vincenzo e Vito Triazzi. Quindi racconta di come loro abbiano poi scalato le gerarchie di questo sistema, crescendo sempre di più da un punto di vista gerarchico, e racconta anche come, in maniera secondo lui lungimirante, a un certo punto lui e Pignataro, arrivati quasi all'apice del sistema, hanno scientemente scelto di farsi da parte, cioè di non raggiungere l'apice, per scongiurare i rischi di essere o arrestati o di subire comunque sia azioni violente. Altro dato che emerge, questo sistema storicamente era definito all'inizio clan Triazzi, sono parole che dicono loro, e praticamente questo clan, loro stessi ma anche i vertici del loro clan, partecipavano a periodici incontri con altre organizzazioni criminali di Roma, tra cui viene citata la Banda della Maranella, viene citato in un caso anche un appartenente al clan Senese, e dice noi facciamo questi incontri fino a che viene citato un certo Pinocchietto, poi vedremo più avanti chi è, era un certo Carlino, un pregiudicato di spessore, e dice poi questi incontri si facevano fino a che si sono ammazzati tra di loro. E all'epoca la logica era spartitoria, per come dice lui, per come dice Francesco, ovvero loro tenevano in mano Ostia, mentre invece gli altri gruppi criminali stavano su Roma. Poi sempre Di Francesco racconta di come sia avvenuta la scissione dal gruppo dei Triassi e di come lui e Alessandro Pignataro siano stati gli unici che hanno avuto il coraggio di affrontare i loro vertici, quindi i fratelli Triassi, e poi si corregge nel senso che dice, vabbè, a parte quelli che gli hanno sparato alle gambe, quindi fa riferimento, l'ho già citato, alla gambizzazione di Triassi Vito, fatto da Nasca e Cappottone, quindi De Santis e Giordani nel 2007. E quando fa questa affermazione, lui dice un'altra cosa, afferma un altro tratto peculiare
delle organizzazioni criminali sua, delle organizzazioni criminali romane in genere, perché lui dice, mentre i fratelli Vincenzo e Vito Triatti praticavano una sorta di tirannia, nel senso che se volevi uscire dalla loro organizzazione dovevi comunque sia scontrartici, noi lasciamo la massima libertà di aderire o di uscire ai nostri consociati. Tuttavia va da sé che se decidi di stare all'interno della mia organizzazione devi seguire tutte quante le mie regole. E ancora, perché ho citato l'esecuzione di Eclissi? Parlo sempre dei rapporti con le altre organizzazioni criminali. Dopo l'esecuzione appunto di Eclissi, sempre durante questi lunghi colloqui che venivano fatti principalmente tra Di Francesco e Perrulli, si parla anche di come una delle tre articolazioni territoriali dell'organizzazione Maverick fosse intenzionata a compiere azioni violente nei confronti di appartenenti a Claspada. Non viene mai esplicitato quale delle tre articolazioni volesse colpire il Claspada, però poi lo stesso Di Francesco afferma, dice vabbè, poi l'hanno catturato tutti quanti, quindi la cosa è finita lì. Quindi ecco, la cattura dei maggiorenti del Claspada ha avuto anche l'effetto di, diciamo, bloccare questa azione che era nei piani. E ancora, sempre nel parlare di questo sistema criminale, Di Francesco ripercorre appunto l'incontro con De Santis Nasca, e racconta di come De Santis gli avesse fatto una proposta per unire i loro due gruppi criminali, proposta che era stata comunque sia declinata da Pignataro e Di Francesco. Effettivamente noi ce l'abbiamo in Maverick 1, l'incontro che c'era stato con De Santis. E poi ancora viene chiamato in causa anche un altro gruppo criminale particolarmente importante, che era quello che faceva capo a Piscitelli Fabrizio Diabolic, e viene raccontato praticamente, la discussione nasce da un forte debito per l'acquisto a credito di stupefacente fatta da Esposito Marco dal gruppo di Piscitelli e Fabietti Fabrizio, l'altro soggetto importante, e da qui si prende il via una lunga discussione in cui si parla di come il gruppo di Piscitelli Fabrizio fosse intenzionato a far sganciare, ecco perché l'altra volta l'ho citato, poi è nelle intercettazioni, il gruppo Batteria Durante, e a farlo aderire al suo gruppo criminale. Ovviamente io adesso ho illustrato molto sinotticamente quelle che sono ore e ore comunque sia di conversazioni ambientali, che sono assolutamente esplicative del sistema. Poi ovviamente in queste intercettazioni si parla anche di Perrulli che porta periodicamente i soldi della Batteria Durante, si parla di altri approvvigionamenti di stupefacente, ci si rammarica di come come il sequestro con dei 125 kg abbia di fatto quasi annichilito l'organizzazione. Si parla ancora dei contatti con un latitante spagnolo che sta in Spagna, perché ci si vuole approvvigionare ancora di stupefacenti. Insomma, sono tutte conversazioni ambientali che sono state puntellate qua e là da qualche piccolo riscontro, ma esse stesse insomma forniscono una messe di materiale particolarmente importante. Quindi le vado ad elencare, fatta questa inquadratura generale. E iniziamo. Allora, ecco, un'altra peculiarità, mi permetto prima di andare avanti. All'interno dell'abitazione di Fabio Di Francesco erano state inserite diverse microspie. Quindi adesso, quando andrò a denunciare le intercettazioni, avrò premura di dire: si tratta della microspia che registra in salotto, si tratta della microspia che registra nella stanza da letto. Questo perché nel salotto dell'abitazione si parlava diffusamente delle attività di narcotraffico, e tuttavia quando c'era da affrontare situazioni più delicate, come anche la pianificazione di un omicidio, i colloquianti andavano in una stanzetta
che era posta nella parte seminterrata dell'abitazione. Fortunatamente anche lì c'era una microspia e nonostante i soggetti bisbigliassero tra di loro quando parlavano di queste cose, comunque siamo riusciti a captare queste conversazioni. Quindi adesso sì, iniziamo con le intercettazioni. Allora, siamo al giorno 12 aprile dell'anno 2018, il RIT è il numero 1518/2018. Siamo a intercettazione ambientale all'ingresso dell'abitazione, abitazione che lo dico adesso si trova in via Mar della Cina numero 157, quindi quartiere Torino. I colloquianti sono Di Francesco Fabio, Perrulli Natale e Sertori Ombretta. Sertori era la compagna di Francesco. In questa conversazione si prende spunto da una lite, cioè quello che fa nascere che dà spunto per la conversazione è una lite che era intercorsa tra Di Napoli Kevin e Natalizzi Roberto, di cui parlerò più avanti. Da qui in buona sostanza si inizia a parlare di come i collaboratori di Francesco, gli appartenenti alle diverse articolazioni, commettono delle imprudenze o siano comunque sia poco corretti nel non avvisarlo prima di quanto accade, e da qui si entra poi nel vivo dei percorsi storici. Allora, proprio prendendo spunto dai Napoli Kevin e Natalizzi, Di Francesco Fabio racconta un episodio avvenuto il 15 luglio del 2013. Il 15 luglio del 2013, praticamente di fronte ad Ostia, in via Costanzo Casana, di fronte alla sala giochi di Italy Poker, si affrontano due gruppi criminali. Si affronta il gruppo criminale all'epoca dei Triassi, esponenti del gruppo criminale Triassi, ovvero Fabio Di Francesco, Esposito Marco, Domenico Fusinato e la stessa Sertori Ombretta. Mentre invece dall'altra parte c'erano Carmine Spada, detto Romoletto, il nipote Spada Ottavio, detto Marco, nonché Focanera di Silvio Nando, sempre appartenente a quell'organizzazione. In buona sostanza Di Francesco spiega il perché sia avvenuto questo scontro. Nello spiegare rivendica quindi l'appartenenza già all'epoca al suo gruppo, sia di Francesco sia di Esposito Marco che di Fusinato. Durante la colluttazione, durante questo scontro, praticamente, non la dico troppo per le lunghe, gli Spada colpiscono Di Francesco ed Esposito con delle coltellate, mentre invece Esposito Marco esplode un colpo di pistola che, se non sbaglio, colpisce al piede Spada Ottavio, detto Marco. Questo evento viene ricostruito nella sua interezza, ed è proprio, si parla quindi anche del processo che era in corso proprio in quei giorni, ed è proprio a tal proposito che Di Francesco fa appunto quell'affermazione, dice: noi eravamo Triassi. E poi, a proposito di questo, sempre si prende spunto, Di Francesco afferma: noi non è che non abbiamo le potenzialità per combattere con le altre organizzazioni criminali, tuttavia io e Pignataro abbiamo deciso di tirarci fuori da queste azioni violente e di proseguire le nostre attività di narcotraffico senza andarci a scontrare. Tuttavia lo stesso afferma che se qualcuno oserà comunque sia affrontarli da un punto di vista, affermazione mia tra virgolette, militare, cioè cercare di fare azioni violente, loro comunque sia avranno la forza necessaria per rispondere. Lo dice proprio. Come te posso spiegare, dice a Perrulli, volevo finire tutti male, si riferisce alle indagini delle forze di polizia, allora presentiamo la malavita di Ostia. Poi prosegue, dice: così i carabinieri ci stanno appresso per un anno, poi ci chiudono a tutti quanti e finiamo di fare i nostri affari. E poi sempre in questa conversazione si accenna a quella cosa che ho detto poc'anzi, cioè di come loro si siano suddivisi dal clan Triassi, parlano della scissione e di come abbiano avuto il coraggio di affrontarli.
Poi ancora andiamo al giorno successivo, poi questo ecco lo dico per chi dovrà ascoltarle queste conversazioni, sono conversazioni lunghissime e nel corso delle medesime conversazioni vengono toccati anche più aspetti di diverse vicende. Noi abbiamo cercato di ordinarle in maniera logica, quindi abbiamo suddiviso per aree tematiche, per argomenti, abbiamo inserito i pezzi di intercettazioni in cui si parla di quell'argomento, un po' come abbiamo fatto anche per le intercettazioni ambientali in carcere. E quindi magari potrà succedere, io adesso vi sto citando l'intercettazione del 12 aprile a questo proposito, e poi magari la stessa intercettazione ve la riciterò perché magari dopo un'ora si inizia a parlare dei rapporti con Diabolica, ecco. Allora, andiamo avanti, siamo al giorno 17 aprile dell'anno 2018, quindi altra conversazione che riguarda lo scacchiere criminale, il progressivo, quindi siamo sempre a casa, il progressivo è il 2108, i colloquianti sono di Francesco Fabio e Ferrulli Natale. L'identificazione dei colloquianti, ecco prendo occasione, è certa, in quanto oltre ad avere le ambientali dentro casa, avevamo messo anche una bella telecamera fuori alla porta di casa, così tutti quanti quelli che entravano venivano inquadrati. Ma il RIT è sempre il 15-18? 15-18, sì, Presidente, okay. Sì. Quindi il RIT 15-18/18, siamo all'interno di una stanzetta chiamata camera piccola. Quindi parlano ancora di Francesco e Ferrulli, questa è la conversazione in cui si parla del sistema criminale romano, di come praticamente Pignataro e Di Francesco abbiano fatto questa scalata, quella che vi ho accennato poc'anzi. Senta, l'ambiente in cui avviene questa specifica conversazione è quella stanzetta nel piano seminterrato che ci ha descritto prima. Sì, esatto. Grazie, sì. Si parla appunto abbiamo fatto le guerre, insomma, abbiamo fatto tre di tutto, dice Di Francesco, parlando di se stesso e di Pignataro. E poi dicono, arrivati a questo punto abbiamo capito che dobbiamo retrocedere per forza, perché da qua a qua, come se stesse indicando un settore di una scala gerarchica, dice ancora peggio. Poi ancora la successiva, perché qui si interrompe la prima, inizia quest'altra, quindi progressivo 2109, sempre gli stessi colloquianti. Lo spunto sono sempre le condotte imprudenti di Kevin Di Napoli. Kevin Di Napoli è uno che litiga e quindi è uno che potenzialmente attira l'attenzione delle forze di polizia e quindi questo viene sempre biasimato da Di Francesco, il quale affermerà, Di Francesco sì, è un capo illuminato perché dice che il suo obiettivo finale è creare una pace globale tra le organizzazioni. E comunque nel progressivo 2109 a un certo punto si fa un pezzo della storia criminale, ovvero si parla dell'alleanza che esisteva almeno fino all'anno 2001 tra le organizzazioni criminali romane, ho detto l'anno 2001 perché è l'anno in cui viene ucciso Giuseppe Carlino, inteso Pinocchietto, ed è proprio in questo contesto che lui dice che lui quella gente là la conosce da quando noi stavamo, che noi tenevamo noi in mano tutto e loro stavano a Roma, poi facevano le cene, tutti quanti, quando ancora si dovevano ammazzare, tutta la Marranella, tutta Roma, tutta Ostia, stavano tutti là, c'era Gennaro, c'erano tutti, Pinocchietto, poi Pinocchietto, come ho detto poc'anzi, è stato anche ucciso, anche questo Gennaro potrebbe essere Gennaro Senese, anche lui vittima di omicidio, per cui dice prima che si ammazzassero. E poi ancora, sempre in questa conversazione, chiuso con Di Napoli Kevin, con le sue condotte imprudenti, si parla ancora di Esposito Marco. Esposito Marco che in quel momento storico è in crisi, affermano che gli hanno arrestato tutti e che è rimasto da solo, quindi ecco qui i due arresti che ho citato poc'anzi, quelli dei suoi due luogotenenti, Fusinato e Cirillo. Si parla del fatto che Esposito Marco ha contratto un forte debito di almeno 40.000 euro con Diabolic per un approvvigionamento di stupefacente. Questo è il capo 39 come nostro riferimento. E di come, insomma, viste le,
visti gli arresti, visti i colpi che ci sono stati, Esposito Marco sia in difficoltà nel saldare questo debito. Queste difficoltà praticamente hanno portato Esposito Marco a chiudersi in se stesso, questo è quello che dice Di Francesco, tant'è vero che il suo comportamento viene biasimato. Lo stesso Esposito Marco dice: io gli ho risolto sempre le situazioni ad Esposito. Lo stesso Di Francesco, scusi, dice: io gli ho sempre risolto le situazioni ad Esposito Marco, gli ho risolto il problema che aveva avuto con un certo Titti, che nella nostra ricostruzione, Titti è il soprannome a Ostia di un certo Bar di Petri, un albanese in stretto rapporto con Diabolik, pregiudicato comunque sia. E poi lo stesso, sempre in questo contesto, parlando del debito, si parla di Esposito Marco che faceva tanto lo spaccone con gli Spada, poi ha avuto una situazione, quella, la lite con gli Spada, non ha avuto la forza di risolverla da solo, ma ha dovuto chiedere una mediazione a Diabolik e a Fabiezzi. Infatti dice Romoletto è il soprannome di Spada Carmine, gliel'hanno apparata Diabolik e Fabietti. Oh, giusto per questo fatto specifico, poi troverà riscontro anche in un'altra indagine. E poi ancora, questa è la parte in cui si dice che comunque sia uno dei componenti una delle articolazioni voleva dare addosso agli Spada. Qui non viene detto che è Esposito Marco che vuole dare addosso agli Spada, poi avete modo di ascoltarla tutti quanti, però si parla in generale delle condotte di Esposito Marco. Noi in questo caso riteniamo che possa essere Esposito Marco, ma l'intercettazione è quella e sta lì. Cioè, poi hai visto che gli volevano dare addosso agli Spada, volevano buttare giù a Marco, ecco, Marco è il soprannome a Ostia di Spada Ottavio, a Robertino, che è il soprannome di Spada Roberto, e a Romoletto, che è il soprannome di Spada Carmine. E questo è il pezzo in cui dice: poi l'hanno bevuti a tutti quanti e la cosa, dice, la cosa si è cosata, cioè la situazione si è tranquillizzata. E, giusto, ecco, per tornare sulle scene degli anni 90 con i maggiorenti del crimine organizzato di Roma, e lo dicono stesso loro, c'erano questi e questi, tutta la malavita pesante. Andiamo alla successiva, sempre il 17 aprile 2018, pomeriggio, quindi sempre il RIT 1518-2018, siamo all'ingresso dell'abitazione di Fabio Di Francesco, progressivo 1496, e a parlare di Francesco e Perrulli. Anche qui il concetto è quello della libera autodeterminazione che può avere ciascun consociato. Ecco, questa è un'eccezione romana, insomma, a Reggio Calabria e a Palermo non funziona così. Ed è lo stesso Di Francesco che parla di comunità nostra, usa questo termine. Dice: io ti posso tutelare finché tu appartieni alla nostra comunità, ma quando esci fuori, poi i problemi cominciano a essere solamente i tuoi. E ancora qui, tu devi sempre ricordarti Fabio e Ale, pignatano, da dove vengono? Da una dittatura. E poi qui, ecco, questa pure, mi ci sono soffermato, se uno deve stare con me, ci deve stare per piacere di starci, non perché è obbligato a starci. E poi ancora vengono biasimate alcune condotte di Esposito Marco, a un certo punto viene anche messo in discussione la sua capacità di gestire i carichi di stupefacente, perché dice... Fabio afferma Di Francesco che Esposito Marco gli ha fatto perdere 100.000, che secondo noi è 100.000 euro, con un soggetto latitante. E noi abbiamo seguito lungamente Di Francesco Fabio, in tutti i modi, con attività ambientali, ambientali regolari, ambientali in casa, telefoni, telecamere, e abbiamo accertato che la soggetto latitante con cui è stato in contatto Fabio Di Francesco è un certo Regrigeri Giuseppe, pregiudicato romano, che è ancora a bontà sua latitante in Spagna. Era stato acchiappato, poi è uscito fuori e si è buttato un'altra volta la macchina. Poi ancora, e tra l'altro lo dice, in Spagna gli stava ancora a mandare i soldi, cioè la nostra organizzazione sta ancora a mandare i soldi alla latitante che sta in Spagna. Poi ancora progressivo successivo,
1497, sempre dell'ingresso, Di Francesco e Perrulli parlano ancora del fatto che il soggetto latitante che sta in Spagna e le persone vicino a lui sono comunque sia a proseguire il rapporto di affari e vogliono ancora puntare su di loro. Ripeto, il soggetto in Spagna è Re Ruggeri, che è il soggetto storicamente vicino a Sibio, cioè quello che noi abbiamo posto in cima alla nostra organizzazione, quindi a Sibio Salvatore. E poi ancora, progressivo 1499, quindi due progressivi dopo, sempre lo stesso rito, siamo sempre all'ingresso. Qui si parla della proposta di confederazione ricevuta da Nazca, cioè gli dice dopo che Esposito Marco, cosa che noi avevamo accertato già in Maverick 1, l'ha portato a parlare con Nazca e poi gli ha detto: ma che te vuoi mettere con noi? E io gli ho detto: non mi voglio mettere con nessuno, è finita lì. Ecco, ripetiamo anche in questa occasione a chi fa riferimento il soprannome Nazca. Sì, Nazca è sempre De Tantis Roberto. Sì, grazie. E poi sempre per parlare di appunto di placche tettoniche che si muovono coordinate una con l'altra, si fa anche riferimento ad un incontro con tale Garibaldi, avuto da Di Francesco. Garibaldi è il soprannome con cui è storicamente conosciuto a Ostia Fasciani Terenzio, che è un soggetto apicale dell'omonimo clan mafioso condannato per questo fatto. Poi ancora plurimi riferimenti al fatto, alla copertura che dà l'organizzazione, solamente al fatto che le regole vengano rispettate. E poi sempre biasimando il comportamento di Esposito Marco, Perrulli afferma anche che Esposito Marco non è molto puntuale nel pagare gli emolumenti settimanali ai detenuti. Allora, quello che emerge già da queste prime conversazioni è anche un'altra cosa. Quella che tra Perrulli Natale, quindi il capo dell'articolazione territoriale del centro Giano, nonché comandante in sede vacante, anzi ufficiale di collegamento in sede vacante, non so come definirlo, per la batteria durante, avesse una forte acredine nei confronti di Esposito Marco. Ecco, c'era molta rivalità tra questi due. In verità poi l'unico che riusciva a tenere insieme tutti quanti, anzi l'unico proprio Di Francesco e Pignataro, perché vedremo che Perrulli Natale a un certo punto proporrà di uscire dall'organizzazione per poter autonomamente andare a colpire, a fare del male a Esposito Marco, e verrà comunque sia frenato in questi suoi intenti da Di Francesco. Poi ancora, sempre nel corso di queste conversazioni, sempre ambientali, che ho sempre in questo ordine tematico, come ho detto poc'anzi, viene affrontato il duplice reciproco tentato omicidio del 15 luglio 2013, quello tra il gruppo degli Spada e il gruppo dei Triassi. In quei giorni era in corso il procedimento penale che riguardava questa vicenda, ecco perché questi signori sono stimolati a parlarne, ed è proprio in questo contesto che Fabio Di Francesco afferma che in quel momento Esposito Marco apparteneva al loro gruppo, lo dice, del gruppo nostro, dei Triassi. Quindi quali sono queste conversazioni? Le vado ad elencare. Sono il RIT del 1518-2018, siamo al 12 aprile 2018, progressivo 1223, all'ingresso dell'abitazione, colloquianti sono Di Francesco, Fabio, Perrulli Natale e Sertorio Ombretta. Poi ancora, sempre il 27 aprile 2018, sempre si parla di questa vicenda, ed è in questa ambientale che viene fatta questa affermazione, è la numero 1923, siamo sempre all'ingresso, a colloquiare sono Di Francesco Fabio, Perrulli Natale e Latini Chiara, che è la compagna di Perrulli e che partecipa alla discussione, ma non in maniera rilevante. Sempre in questa conversazione, tra l'altro, così posso affermare, insomma, ecco, una cosa che già avevo anticipato qualche tempo fa, sono due le figure che vengono biasimate qua, quella di Marco Esposito,
che si fa vedere o non si fa vedere, c'è un problema, è quella di Kevin di Napoli che attacca a Brighe. Ed è qui che Perrulli afferma di aver saputo da Roscio, che nella nostra ricostruzione è Farinaccio, che Kevin di Napoli va in giro a farsi chiamare il boss di Ostia e che afferma di aver preso lui in mano in quel momento una situazione seria. Lui afferma, si dice, la situazione sono quelle che ho preso io, la situazione mafiosa, come a dire, si vanta che è vicino a soggetti che praticano questa attività. Andiamo a un'altra area tematica, una figura che già abbiamo incontrato parecchie altre volte in precedenza, quella di Vagna De Michele. Vi ho raccontato della situazione religiosa con Lorenzo Saconi, del fatto che lei andava a sperperare i soldi. A un certo punto la cosa che, soprattutto di quanto Vagna possa essere pericolosa, perché c'è il rischio che possa attirare le forze di polizia, cioè non perché voglia fare la collaboratrice, attenzione, ma semplicemente perché andando a combinare guai in giro potrebbe catalizzare l'attenzione delle forze di polizia. Vagna viene tollerata fino a un certo punto, si arriva tuttavia a un certo punto che si arriva al punto che nel gruppo che dà assistenza a Vagna De Michele, quindi il gruppo di Dragoni, la partita Durante, si insinua il dubbio che Vagna possa aver intrecciato una relazione extraconiugale. Quindi, e soprattutto in seguito a una perquisizione dell'abitazione dove abita Vagna, una perquisizione fatta da Di Napoli Kevin e dai suoi, vengono trovate delle siringhe. Quindi quello che prima poteva essere un dubbio diventa certezza, ovvero Vagna si droga, Vagna ha una relazione extraconiugale, Vagna può creare problemi. Che cosa comporta questa cosa? Comporta che Perrulli si reca a casa di Francesco, che è il 17 aprile, gli racconta tutto quanto quello che è successo, i due convengono che Vagna è soggetto nocivo, potenzialmente nocivo per l'organizzazione, per cui vanno nella famosa stanzetta interrata e pianificano, si mettono a tavolino per uccidere Vagna De Michele. Il più determinato in questo è Natale Perrulli, il quale dice chiaramente, dice, guarda, Di Francesco è indeciso, dice, ma come possiamo fare? Dice, non ti preoccupare, io abito vicino al Tevere, facciamo la buca, mettiamo il cemento, mettiamo i cocci di vetro, io la preparo prima, poi quando arriva il momento la buttiamo sotto e la copriamo, lì dietro non ci vede nessuno. Ok, tutti quanti sono determinati, a chi facciamo uccidere Vagna De Michele? Dice, guarda, non ti preoccupare, dice Perrulli, a Ostia ce ne stanno tanti, possiamo chiedere, vengono fatti una serie di nominativi. Poi fortunatamente Vagna non viene uccisa, anche se quei giorni sono giorni particolarmente tosti per noi, perché poi a un certo punto Vagna neanche si riusciva più a trovare la scomparsa. A chi possiamo far fare questo omicidio? Dice, guarda, possiamo pagare quello, c'è quell'altro, a quello basta che gli dai due bustine e può fare l'omicidio. E quindi Francesco sapientemente afferma, dice, no, a fare l'omicidio di Vagna De Michele deve essere uno di noi, deve essere uno del gruppo. Uno che sta con noi, perché diversamente una persona esterna potrebbe un domani decidere di collaborare con la giustizia e per tutti sarebbe un grosso problema. Dice proprio, ci deve andare uno del gruppo, senza soldi e senza niente. Allora, il RIT. Il RIT è il numero 1518/2018, il progressivo è il 2108, siamo quindi nella macchina, nella stanzetta piccola, colloquianti di Francesco e Natale Perrulli, si parla per l'appunto di questa relazione extraconiugale. Adesso sì, mi ricordo, la persona con cui si temeva potesse avere questa relazione è un certo Paniconi Patrizio detto Nerone, si parla delle siringhe che vengono rinvenute, e i soggetti che vengono inizialmente proposti per andare a fare questo omicidio
sono tali Baudo e tali Policella, pregiudicati di Ostia. Diciamo che sono tutte quante frasi esplicite e crude, quindi vi evito di dirvele, vi rinvio alla lettura o all'ascolto, insomma. Questo cosa avviene il 17 aprile, il sospiro di sollievo lo troviamo solamente il 1 maggio 2018, nel frattempo comunque avevamo messo delle camere fuori casa di Vania, ma Vania non si trovava, eravamo stati a casa dei genitori, perché i genitori abitano a Ponte di Nona, ma neanche della madre ci si poteva fidare, perché Perrulli affermava che la stessa madre gli aveva chiesto di uccidere Vania De Michele, perché non riusciva più a tenerla perché era tossicodipendente, quindi poteva essere potenzialmente nociva per il bambino piccolo. Per alcuni giorni non l'abbiamo trovata, Vania, probabilmente ha trovato ospitalità a casa di qualcuno. Agli inizi del mese di maggio Vania ricompare a Ostia, mi ricordo, eravamo alla fine del mese di aprile, me la sono trovata in caserma, fermata insieme a Paniconi Patrizio, tutti e due sotto effetti di stupefacenti, erano stati fermati per strada dalla radiomobile di Ostia, quindi tiriamo un sospiro di sollievo, riusciamo a monitorarla in maniera più stretta, se non che poi il 1 maggio, fortunatamente, Di Francesco, Perrulli e Sertori si riuniscono un'altra volta dentro la casetta, quindi sempre intercettazione ambientale, RIT 1518/18, progressivo 2067, parlano Di Francesco, Perrulli e c'è anche Sertori Ombretta. Perrulli e Di Francesco affermano che uccidere Vania sarebbe un colpo troppo duro per Lorenzo Sagoni, non se la sentono di lasciare orfano Massimetto, che era il bambino che avevano all'epoca, e quindi decidono che la cosa più opportuna è farla rinchiudere in una comunità, farla disintossicare e comunque sia continuare a monitorarla con attenzione ma senza ucciderla. Veniamo al punto successivo, altra informazione che riusciamo a evincere dalle intercettazioni, quella che vi ho accennato poc'anzi. Esposito Marco, in data antecedente prossima al dicembre 2017, aveva contratto un debito con Piscitelli per l'acquisto a credito di stupefacente, non viene precisato se si tratta di cocaina o se si tratta di hashish. Sappiamo che però il valore è superiore ai 40.000 euro, questa cosa lo ricaviamo perché, vedremo durante le intercettazioni, i colloquianti affermeranno, cioè, guarda, gli sono da dare 30.000 euro, già gliene mancano solamente 10. Questo debito era stato contratto da Esposito Marco con Piscitelli Fabrizio, detto Diabolic, Fabietti Fabrizio, Antonacci Valerio, detto Pepecchia, poi Piscitelli e Fabietti li ritroveremo nell'operazione Grande Raccordo Criminale, come ho accennato l'altra volta, solo come dato storico lo do, in cui sono stati poi catturati insieme a Kevin di Napoli. In buona sostanza, Di Francesco, nonostante le richieste, le istanze punitive che vengono fatte da Perrulli, è determinato comunque sia a riportare sulla giusta strada Esposito Marco, ecco, non so come dirlo meglio, quindi prende accordi con Esposito Marco e si offre egli stesso di aiutarlo per ripianare il debito e glielo dice chiaramente qual è il piano di Di Francesco, ecco, Di Francesco che vuole creare la pace globale. Cioè, io non voglio avere problemi col gruppo di Diabolic, quello che faremo noi è questo, ascolta bene, 30.000 euro già gliel'hai dati, ok, ci siamo, rimangono 10.000 euro, allora, punto numero uno, 3.000 euro trovali tu, gli altri 7.000 euro ce li metto io, di tasca mia, afferma Di Francesco. Qual è il problema? Che in questo discorso dell'addebito di Esposito Marco si vanno anche ad insinuare le mire, tra virgolette, espansionistiche del gruppo di Diabolic, ovvero Perrulli dice ok, attenzione, ma guarda che il gruppo di Diabolic si vuole prendere Massimo Durante, secondo la nostra ricostruzione, si vuole prendere Lorenzo Sagoni, secondo la nostra ricostruzione, si vuole prendere anche Kevin di Napoli. Quindi dobbiamo muoverci con attenzione, il gruppo di Diabolic, tra l'altro, afferma Perrulli, secondo me vuole prendersi anche le nostre piazze, le nostre attività.
E lì Di Francesco dice: no, questo non succederà mai, perché conoscono bene le nostre potenzialità offensive, quindi una cosa di queste non la faranno mai. E tuttavia, proprio per fugare ogni dubbio, noi che cosa faremo? Dei residui 10.000 euro che ti mancano per apparare questo debito, quindi 3.000 ce li metti tu, 7.000 ce li metto io, li affideremo a Kevin di Napoli. Kevin di Napoli andrà da Diabolic, gli consegnerà questi 7.000 euro, gli dirà che in realtà quei 7.000 euro sono di Kevin stesso, riconducibile a un vecchio debito con Esposito Marco, e così questa cosa farà capire, e gli dovrà dire a Diabolic: attenzione, che noi abbiamo tutti quanti conti separati, tuttavia al momento opportuno siamo tutti pronti a scendere in piazza. Scendere in piazza per, ovviamente, per farsi rispettare. Questo è il piano che viene architettato. Non sappiamo, lo ricostruiamo attraverso ovviamente le intercettazioni ambientali, che sono chiare, non sappiamo quale sia stato l'esito finale. Allora, adesso vado a elencare però le fonti di prova che parlano di questo capo di imputazione. Allora, siamo al 17 aprile, quindi intercettazione ambientale nel salone di casa di Francesco, progressivo 1868, a parlare sono Di Francesco e Perrulli. Qui anche in questa parte, come dicevo prima, Perrulli conferma che vuole dare addosso a Esposito Marco, che si è momentaneamente allontanato, e che dello stesso proposito è anche di Napoli Kevin e il suo gruppo. Infatti dice: guarda, noi obbediamo a te, tu basta che ci mandi una parola e noi gli diamo addosso. Dice: basta che tu ci mandi una parola in codice, scendiamo giù e gli diamo addosso, o vanno buttati giù pure loro, eh. Poi ancora, conversazione successiva, progressivo 2108, questa è una conversazione che avviene nella camera piccola, quindi conversazione riservata, sempre tra Di Francesco e Natale Perrulli. Si parla delle persone con cui è stato contratto il debito, quindi viene fatto chiaramente il nome di Diabolic, viene fatto anche il nome di Antonacci Valerio, detto Pepecchia, che però, per cronaca, ecco, non è rientrato nell'operazione Grande Raccordo Criminale, e in particolare è proprio questo Antonacci Valero, detto Pepecchia, la spia nel fianco di Esposito Marco, perché è l'esattore che periodicamente va a casa di Esposito Marco per prendere le quote del debito. E qui viene fatto il conteggio dei soldi che sono già stati consegnati, cioè 30.000 euro. In questa conversazione Perrulli afferma che è disposto a uscire dall'organizzazione per colpire autonomamente Esposito Marco, perché secondo appunto Perrulli, se l'avesse colpito stando dentro l'organizzazione, avrebbe fatto un torto allo stesso Di Francesco. E ancora si parla in questa conversazione della stima che nutre il gruppo di Diabolic, che viene veramente menzionato come una persona di assoluto rilievo, di come Diabolic a sua volta abbia stima nei confronti di Sagoni e di Kevin di Napoli. E poi a margine si parla anche del fatto che Esposito è talmente disperato che sta facendo lavorare per lui anche Vania De Michele. Sempre in questa conversazione Di Francesco afferma che lui ce l'ha messa tutta per far tornare sulla retta via, ce la sta mettendo tutta per far entrare sulla retta via Esposito Marco, tant'è che dice: guarda che io gli ho scritto a Marco dicendo: prima vai, lascia stare i debiti che hai con me, prima vai ad apparare i debiti che c'hai con Diabolic e poi dopo eventualmente fai i miei. Effettivamente questa affermazione trova riscontro, perché noi abbiamo in questa conversazione del 17 aprile, noi in data 9 aprile 2018 abbiamo captato alcuni sms tra Di Francesco ed Esposito Marco, il RIT 955/18, progressivi 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, in cui praticamente Di Francesco contesta
ha esposto il suo comportamento attuale, gli dice: guarda, io non ti ho mai chiesto niente, anzi ti ho detto di sistemare prima gli altri. E quindi diciamo questi sono SMS, e qui nell'intercettazione ambientale c'è tutta la storia, cioè sistema gli altri, paga i debiti per la droga diabolica e poi te la vedi con me. Poi andiamo ancora avanti, sempre la stessa conversazione di Francesca e Perulli, parlano ancora del fatto che oltre ad avere i debiti con Diabolic, saldati parzialmente per un importo pari a 30.000, di recente è stato saldato anche un debito contratto con tale Profeta. Il Profeta è il soprannome con cui è noto a Ostia e sono limitrofe Buonuomo Andrea, che è il soggetto che secondo la nostra ricostruzione ha fornito il chilo di cocaina per il quale è stato arrestato poi Massaccesi. E poi ancora parlano del fatto che Esposito Marco comunque sta cercando di darsi da fare approvvigionandosi presso altri fornitori. Andiamo alla conversazione successiva, progressivo 2109, questo è 2108, sì. Sempre di Francesca e Perulli, sempre sotto nella stanzetta, stanno. Sì, di Francesco appunto ricostruisce la sua storia criminale, dice che lui si è sempre speso per i suoi collaboratori, dice: io ce la metto tutta per tutelarvi, però dovete rispettare le regole. I comportamenti che stanno avendo in questo momento Kevin di Napoli e Esposito Marco sono cose che io non farei mai nella mia vita. E questa è la conversazione in cui accenna al fatto che lui ha risolto delle controversie sorte in passato tra Esposito Marco e Titti, cioè Bardi Petri secondo la nostra ricostruzione, ed è questa sempre la conversazione in cui si parla della mediazione fatta da Diabolic e Fabietti per ricomporre la controversia esistente tra Esposito Marco e Romoletto Spada. E sempre questa è la conversazione, già l'ho accennata prima, in cui si dice: beh, li voleva buttare giù questi degli Spada e poi li hanno arrestati. Sempre qui abbiamo il tentativo di mercanteggiare gli affiliati. Perulli racconta che Fabietti ha proposto a Di Napoli Ghevi di entrare a far parte del suo gruppo criminale e tuttavia Di Napoli Ghevi, ne racconta lui, l'ha rifiutato e dice: no, ma tu lo sai, io appartengo all'amico di Lorenzo. L'amico di Lorenzo è Fabio Di Francesco, anche qui per conoscenze pregresse, insomma Di Francesco è grande di età, insomma sarà 45-46 anni, non mi ricordo, Lorenzo è molto più piccolo, Sagoni, e diciamo, lo afferma lo stesso Di Francesco, conosce Lorenzo Sagoni da quando era bambino, per cui viveva vicino a casa sua. Infatti dice: no, gli ha risposto che io sto con l'amichetto di Lorenzo. E poi, sempre perché la droga è sempre il core business, sempre nella stessa conversazione, non è un capo di imputazione specifico, ma rileva, sempre per l'organizzazione, Perulli, si parla della carenza di stupefacente, e Perulli dice che per tamponare un pochino le richieste si è rifornito di 5 kg di hashish da un suo amico che lavora all'AMA. Poi andiamo al giorno 21 aprile del 2018, sempre lo stesso RIT 1518/2018, quindi l'ingresso dell'abitazione di Fabio Di Francesco, progressivo 1666. E ci sono sempre Perulli e Di Francesco che in buona sostanza fanno il conto della situazione economica. Sì, aspetti un attimo. Credo che dobbiamo sospendere un secondo perché è saltato l'audio? È saltato il video? Lì c'è. Sì. Comunque è l'ora che ci siamo detti, quindi se possiamo sospendere un attimo. Allora, l'udienza è sospesa per mezz'ora, così pranziamo tutti, ok? Sono le 2.10, ci rivediamo alle 2.40. Scusi, ma ho visto che era andato via e quindi sto sempre... Nel frattempo è arrivato anche qualcosa dal bar. Modifiche avvisate.
Ah, ci ha pensato lei? Sì, sì, perfetto. Va bene. Allora, eravamo rimasti che si cerca di dimostrare che di Napoli appartiene a loro, sì. E quindi lo si manda a saldare il debito, a pagare, insomma si decide, sì, così esatto. Eravamo. Corretto, allora andiamo con l'ambientale successiva, 21 aprile 2018, stesso RIT, quindi 1518/2018, siamo all'ingresso dell'abitazione di Fabio Di Francesco, progressivo 1666. A parlare sono ancora Di Francesco e Perrulli. Nella parte iniziale del discorso si fa riferimento sempre alla vendita, all'acquisto e alla contabilità di stupefacente. Dopodiché si torna ancora a parlare del debito di Esposito Marco con il gruppo di Diabolic, quindi si parla di Piscitelli, di Fabietti e di Antonacci. Fabietti viene chiamato per cognome, mentre invece Piscitelli viene chiamato col soprannome Diabolic, Antonacci col soprannome Pepecchia. E Perrulli insinua il dubbio che questi tre vogliano comunque sia sfruttare l'occasione del debito di Esposito Marco per dividere, per creare appio all'interno del loro gruppo. Proprio a tale proposito, nel prosieguo, Di Francesco e Perrulli, insomma, dopo aver riferito che è Pepecchia la vera spina del fianco, cioè quello che sistematicamente va a casa di Esposito Marco e chiede soldi sia a Esposito Marco che alla moglie, all'albanese Loredana, quindi, e, sempre Perrulli avanza l'idea che non solo il gruppo di Diabolic voglia rompere gli equilibri, ma sia anche interessato, dicono loro, a far lavorare altra gente al posto loro. Quindi a questo punto Perrulli, che diciamo è il falco del gruppo, avanza la proposta di uccidere Pepecchia. Questa proposta viene valutata per alcuni minuti da Esposito Marco, dopodiché viene rigettata, in quanto secondo Di Francesco, in caso di omicidio di Pepecchia, poi la colpa ricadrebbe troppo facilmente su Esposito Marco, che è colui il quale aveva appunto questo debito. E qui questa cosa rileva anche ai fini della composizione del gruppo criminale, perché la risposta di Perrulli è molto indicativa. Dice infatti Perrulli, dice, sai che c'è, noi quanti siamo? 1, 2, 3, 4 con Lorenzo, 5 con Kevin, quindi Lorenzo secondo noi è sempre Sagoni, 5 con Kevin di Napoli. Papà, decidi te, questi noi siamo, la decisione su una cosa del genere la devi prendere te. Quindi loro, Perrulli, dopo aver proposto, insomma, va la conta di quanti sarebbero disponibili a fare questa azione, dopodiché però rimette la decisione a Di Francesco. Di Francesco, come abbiamo visto, poi opta per un'altra soluzione. Ancora poi il discorso cade su Kevin di Napoli. Loro temono che Kevin alla fine possa cedere alle lusinghe del gruppo di Diabolic e quindi possa abbandonarli, e qui anche l'affermazione di Fabio Di Francesco è molto indicativa, perché dice, vabbè, ma loro, cioè, ma lo sanno che questo non è buono a lavorare con la roba, cioè secondo la nostra ricostruzione non è buono a trafficare appunto con la cocaina. In ogni caso la proposta di sparare a questo Pepecchia Antonacci viene accantonata. Sempre lo stesso giorno, un'altra conversazione ambientale, quindi sempre RIT 1518/2018, siamo all'ingresso. Nella parte iniziale della conversazione Di Francesco e Perrulli si lamentano del fatto che gli è rimasto poco stupefacente, loro dicono sono rimasti 10,5, quindi discutono su come approvvigionarsene. Dopodiché i due piacciono ancora Esposito Marco, dicendo che non è puntuale nel pagare le somme dovute ai detenuti.
e infine fanno ancora i conti sulla somma dovuta da Esposito Marco al gruppo di Diabolik. Poi ancora, sempre per Rulli, riferisce a Di Francesco che il gruppo di Diabolik vuole portare dalla loro parte anche Lorenzo, che nella nostra ricostruzione non può essere altri che Lorenzo Sagoni. E tuttavia, poi afferma Perrulli, lo stesso Perrulli, che questa cosa è poco verosimile, perché comunque sia proprio con Lorenzo c'è il legame, c'è il vincolo con Di Francesco. Ancora nella stessa conversazione, poi scartata l'ipotesi sulla relazione violenta nei confronti del gruppo di Diabolik, inizia a prendere forma il piano, quindi viene ribadito, cioè mandare Kevin di Napoli con questi 7.000 euro a saldare il conto, e poi sempre nel piano dovrà essere lo stesso Kevin di Napoli a dire: noi avremo tutti i conti diversi, leggo la frase testuale, però se succede qualcosa scendiamo tutti per strada, per far capire appunto al gruppo di Diabolik che c'è coesione, non c'è divisione nel gruppo di Di Francesco. A seguire poi si parla ancora della stessa conversazione, nello stesso contesto, nello stesso discorso sul Diodopo, viene ancora ribadito che Kevin di Napoli non sa lavorare lo stupefacente e che a tal proposito dovrà essere istruito dal suo amico Lorenzo, Lorenzo Sagoni. Andiamo al giorno 23, dal 23 al 26 aprile vengono captati una serie di sms che vengono scambiati tra Di Francesco ed Esposito Marco. Quindi viene messo in pratica il piano, Di Francesco inizia a contattare Esposito Marco, poi vedremo lo incontrerà anche e gli illustrerà appunto il suo piano, cioè ripianare questi 10.000 euro secondo quelle modalità, cioè 3.000 le metterà Esposito Marco e le altre le metterà lui. Questi sms sono quelli di cui è RIT 2479/2018, del 26 aprile 2018, i colloquianti sono Di Francesco ed Esposito Marco. Di Francesco nel frattempo sono nuovi utenti, era cambiata un'altra volta la maglia. Di Francesco usa il numero 351-0688-242, Esposito Marco il numero 351-2806-188. Ve li elenco molto velocemente, insomma tanto l'oggetto del discorso ve l'ho già detto. Il soggetto di che noi dalle ambientali sappiamo essere di Napoli Kevin, che dovrà andare a portare questi soldi, viene appellato qui come il giovane, soprannome che noi avevamo già incontrato in precedenza. Quindi i progressivi sono il numero 1, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58. Poi ancora siamo al giorno 27 aprile 2018 e ancora sms tra Di Francesco ed Esposito fanno i conti dei soldi che dovranno essere consegnati e che sono anche già stati consegnati. Quindi il RIT è 2479/2018, progressivi numero 96, 98, 99, 100 e 97, sempre interlocutori Di Francesco ed Esposito. Proprio nell'ultimo, in questo scambio dei messaggi c'è anche il conteggio, tanto tu l'avevi scansati 2.000 euro, arriva a 3 e oggi al ragazzo gli facciamo fare una cosa bella nei tuoi riguardi, il ragazzo sarebbe Kevin di Napoli. Questi sms vengono scambiati nella mattina del 27, nel pomeriggio del 27 Perrulli va a casa di Di Francesco e Di Francesco gli racconta di aver scambiato questi sms con Marco Esposito. Quindi il RIT è il numero 1518-2018, ambientale all'ingresso dell'abitazione di Fabio, Di Francesco, progressivo 1920, interlocutori Di Francesco, Fabio, Ombretta Settori, Perrulli Natale e Latini Chiara, la moglie di Perrulli. E in questa ambientale appunto viene nuovamente esplicitato per filo e per segno il piano di Francesco, cioè le modalità secondo le quali portare questi soldi. Poi
ambientale successiva, stesso discorso, progressivo 1921, quindi gli interlocutori sono sempre gli stessi, per Rulli e Di Francesco principalmente, con la partecipazione anche di Sertori Ombretta. Si discute ancora del debito e si discute ancora delle imprudenze di Napoli Kevin, il quale sarebbe andato a raccontare a Diabolik diciamo, i contrasti interni, le incomprensioni che c'erano all'interno del gruppo di Di Francesco. Questa cosa, a dire di Di Francesco, avrebbe poi indebolito il loro gruppo agli occhi del gruppo di Diabolik. Poi sempre stesso discorso, progressivo successivo, 1922. Di Francesco, nell'illustrare ancora il suo piano, afferma che lui, testuale, io voglio creare una pace globale, quindi non vuole evitare che ci siano azioni violente. E ancora 3.000 li mette lui, cioè Esposito, e 7.000 li mette Di Francesco. Poi si parla brevemente anche dell'organizzazione e di come spartiscano gli affari Diabolik e Fabietti Fabrizio. Noi a questo proposito abbiamo fatto un'informativa ad hoc indirizzata alla G che stava seguendo questa indagine. Poi successivamente Perrulli chiede conferma che comunque sia Pignataro abbia supervisione della situazione che si è venuta a creare e riceve in tal senso conferma da Fabio Di Francesco. E poi si parla ancora di Kevin, dello stato d'animo di Kevin di Napoli che viene fotografato in quel giorno, perché loro dicono che Kevin, lui, per maniera di protagonismo, vuole stare con loro, quindi col gruppo di Diabolik. Per principi e perché ci vuole bene, vuole stare con noi. Perché è attratto dal gruppo di Diabolik? Perché a Kevin non gli pare vero che a 20 anni tratta la coca, secondo la nostra ricostruzione la cocaina, a 26. Cioè ha la possibilità di acquistare cocaina al prezzo ultra vantaggioso di 26.000 euro al chilo, secondo la nostra ricostruzione, ma la frase è questa. Non gli pare vero, a lui a 20 anni, a coca a 26. E con questo si chiude questo capo di imputazione. Poi noi non sappiamo se effettivamente Kevin sia andato o meno a Grotta Ferrata a portare questi soldi a Diabolik, insomma. Ma i progressivi quali sono? Perché non li ho scritti. Sono fermata al progressivo 1921. 1922, oh, il successivo, okay. E poi si chiude, Presidente. Va bene, grazie. Ora andiamo all'altro capo di imputazione. Noi durante le nostre attività investigative abbiamo accertato che a un certo punto Fabio Di Francesco è entrato in contatto con Tenaglia Marco. Questo Tenaglia non appartiene alla sua organizzazione, per quello che abbiamo capito è un broker in relazione ai traffici di stupefacenti nella capitale. E in buona sostanza che cosa ha fatto? Di Francesco si è avvalso della mediazione del broker Tenaglia per approvvigionarsi di 30 kg di sostanza stupefacente nei confronti di un fornitore. E dopodiché abbiamo accertato che Tenaglia è riuscito a procurare questa fornitura. L'hashish, quindi i 30 kg, sono stati prelevati nella città di Roma da un corriere individuato da Natale Perrulli, corriere che non è stato individuato, e sono stati portati poi in un deposito nella zona di Acilia. Noi non siamo addivenuti al sequestro. Mi chiedeva la mia fino a che ora la può trovare tua moglie, che sta vedendo se riesce a venire. Quindi l'SMS in codice pianificato durante l'intercettazione ambientale. A questo punto Tenaglia, avevamo sotto il numero anche di Tenaglia risponde a questo SMS di Di Francesco utilizzando un'altra utenza telefonica e quindi gli scrive: ciao, numero nuovo, ma che fa? Allora viene al parco, hai capito chi sono? Questo cambio improvviso e non programmato del numero di Tenaglia gli ha fatto salvare, l'ha salvato dal sequestro dello stupefacente. Andando avanti, quindi il rito è sempre lo stesso, 2886/2018, i progressivi 48, 50, 53, 54, in buona sostanza Di Francesco capisce che il suo interlocutore, anche se ha cambiato numero, è sempre Tenaglia,
e si danno conferma sul fatto che l'affare andrà in porto, quindi che questo hashish sarà trasportato. Quindi, ricevuta la conferma da Tenaglia, Di Francesco lo comunica subito a Perrulli, perché è Perrulli che ha il contatto col mediano, col corriere. Quindi RIT 2886/2018, progressivi 55, 56, 57 e 58. Di Francesco gli dà questa conferma e Perrulli si organizza di conseguenza. Poi ancora subito a seguire scambio di sms tra Di Francesco e Tenaglia. I due confermano che lo scambio avverrà intorno alle ore 20 di quella serata. Quindi il RIT è sempre lo stesso, 2886/2018, progressivi 59, 60, 61 e 62. A seguire quindi ancora scambio sms tra Di Francesco e Perrulli. Perrulli chiede a Di Francesco in questi sms a che punto sia il mediano e se possa partire subito per andare a prendere questo hashish dal Tenaglia. Il RIT è sempre lo stesso, i progressivi sono 63, 64, 65 e 66. Poi ancora Di Francesco con Tenaglia, progressivi, sempre la stessa cosa, si parla del mediano, quando può partire, quando, a che punto sta, e Di Francesco in particolare dice: mi raccomando, appena tu ti lasci col Tenaglia, col mediano, col corriere, avvisami. Quindi i progressivi sono 67, 69, 70, 71 e 72. Poi ancora scambio di sms tra Di Francesco e Perrulli, sempre sulla partenza del mediano, quindi progressivi 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Poi noi abbiamo sviluppato anche alcuni tabulari per cercare di capire chi fosse questo fornitore, perché appunto Tenaglia era solamente il broker. Tuttavia non è allo Stato imputato quello che noi pensavamo potesse essere il fornitore. Poi ancora scambio di sms tra Di Francesco e Tenaglia. Di Francesco comunica quindi a Tenaglia che il corriere è partito. RIT 2886/2018, progressivi 84, 85, 86, 87. Poi ancora scambio di sms tra Di Francesco e Perrulli. E siamo arrivati alle 18.52. Progressivi sono 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Praticamente in questi sms Di Francesco chiede continuamente a Perrulli se abbia notizie del mediano. Perrulli prima risponde no, ancora no, no, ancora no. Alla fine, alle ore 20.50, Perrulli dà la conferma che il mediano è arrivato a destinazione. Di Francesco chiede informazioni sulla qualità dello stupefacente secondo la nostra ricostruzione, gli scrive: ma era top come sempre? E Perrulli risponde di non averla vista. Dice: e chi l'ha vista? Vabbè, ma ormai il mediano è prof, è professionale secondo la nostra ricostruzione, se qualcosa non andava mi avrebbe avvisato, quindi stai tranquillo. Da questi sms quindi capiamo che il mediano è giunto a destinazione. Noi non siamo riusciti a capire chi fosse il mediano, neanche a sequestrare lo stupefacente. In ogni caso, il giorno 20 maggio, evidentemente Perrulli ha avuto sì modo di andare a visionare questo stupefacente, tant'è vero che scrive a Perrulli Natale, e Perrulli scrive a Di Francesco che il materiale prelevato dal mediano era super top plus. Secondo la nostra ricostruzione si riferisce alla qualità dello stupefacente. Il RIT è il 2886/2018, progressivo numero 361. E con questo si chiude anche questo capo di imputazione. Che sarebbe il 40? Il 40, sì. Poi, sempre in questa informativa denominata Maverick 2, vengono anche ricostruiti alcuni episodi che possono avere, diciamo, rilevanza sempre ai fini del reato associativo. Quindi io le chiedo di diciamo, concludere illustrando brevemente anche questi. Esatto. Presidente, scusi, avvocato di Liberatore per Kevin di Napoli. In realtà adesso c'è opposizione a che il capitano riferisca di questi ulteriori episodi,
perché sono del tutto estranei alla vicenda processuale, non riguardano, non hanno rilevanza né dal punto di vista associativo né per l'accertamento della responsabilità per i reati fine. Scusate, ma di quali episodi parliamo? Perché io non so su cosa debba riferire, evidentemente li tirate fuori dall'informativa. Cioè. Stanno nell'informativa di reato? Sì, certo. L'eccezione non è respinta. Peraltro non so di che parliamo, obiettivamente, non la conosco l'informativa. Non... Prego. Sì, allora... Cioè, sono relativi comunque a questo... Secondo la nostra ricostruzione, anche questi rilevano per dimostrare il vincolo associativo che esisteva tra Kevin di Napoli, Ferrulli e altri componenti dell'organizzazione. Allora, siamo nel mese di aprile del 2018 e abbiamo, in quel periodo, abbiamo Sacconi Lorenzo che è detenuto a Regina Coeli. Sacconi Lorenzo aveva usufruito del beneficio degli arresti domiciliari fino a qualche tempo prima, ma il 2 novembre 2017, viste le reiterate violazioni, era stato nuovamente condotto in carcere. Quindi che cosa accade il 12 aprile 2018? Accade che intorno alle ore 15:18 Ferrulli Natale si presenta a casa di Francesco Fabio, da solo ci va, e inizia a parlare di una vicenda con Sertori Umbretta. In buona sostanza, che cosa racconta Ferrulli a Di Francesco? Gli dice che durante la notte Di Napoli Kevin si è accoltellato con un certo Natalizzi, soggetto che poi abbiamo identificato successivamente. Lo stesso gli dice che è stato convocato, che era stato convocato durante la notte proprio da Kevin di Napoli affinché si recasse presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Quindi poi alle domande che incalzano di Francesco, che appare preoccupato per questa cosa, Ferrulli ricostruisce la vicenda, cioè che cos'è successo, qual è stata la scatenatrice di questo accoltellamento. E in buona sostanza la vicenda viene ricostruita così da Ferrulli, ovvero Ferrulli racconta che Sacconi Lorenzo era venuto a conoscenza che la compagna di Michele Vania qualche giorno prima si era frequentata con un certo Di Pasquale, soggetto che in seguito viene identificato per De Pasquale Alessandro, un ragazzo di Acilia, e che la Vania era salita anche in macchina con questo De Pasquale. Venuto a conoscenza di questo fatto, Lorenzo, sebbene detenuto, dava ordine a Kevin di Napoli, gli dava questo ordine, quindi ha detto Lorenzo, quando lo vedi, menategli e levategli la macchina. L'ordine era stato recepito proprio la notte del 12 aprile, tant'è vero che appunto non ha corretto a cavallo tra l'11 aprile. Mi scusi Presidente, sempre l'avvocato di Liberatore, interrompo il capitano perché ora più o meno abbiamo capito un po' di che vorrebbe parlare, della vicenda della quale vorrebbe parlare, c'è opposizione perché appunto è del tutto in conferenza. Su questa eccezione anteriore? Il pubblico ministero osserva che già sulla base di quanto riferito finora si comprende che la rilevanza sta nel rapporto tra i due soggetti interessati dalla vicenda. Entrambi rispondono qui del reato associativo, quindi a questi fini che ci interessa, non certo rispetto all'episodio in sé dell'accoltellamento. Eccezione non ammessa, prego. Sì, infatti arriveremo poi proprio a questo, perché l'accoltellamento è collaterale a quello che è l'interesse di Fabio Di Francesco e di Ferrulli, ora ci arrivo. In buona sostanza poi racconta sempre Ferrulli che obbedendo all'ordine di Lorenzo, di Napoli, Kevin, Farinaccio Simone, Capobianchi e Emanuele avevano effettivamente trovato questo De Pasquale, l'avevano picchiato e gli avevano tolto la macchina. Solo che Di Pasquale poi aveva chiamato un suo amico, tale Natalizzi Roberto, l'aveva chiamato in sua difesa, è un ragazzo che fa il pugile di Acilia. Questo Natalizzi era intervenuto, praticamente c'era stata una colluttazione con il gruppo di Kevin di Napoli. Kevin era armato di coltello, prima lui era dato una coltellata a Natalizzi, poi Natalizzi era riuscito a disarmare Kevin e a sua volta ad accoltellare. Quindi chiude Ferrulli dicendo: a me mi hanno chiamato per questa cosa e sono corso subito all'ospedale. Sono arrivato all'ospedale e ho dato ordine a Kevin e ai suoi di andare a trovare questo Roberto Natalizzi e di sparargli. Gli ho detto: mo ci vedete, è andato a sparare a questo. Questa cosa
manda su tutte le furie Fabio Di Francesco, il quale redarguisce lo stesso Verrulli e gli dice: voi fate parte del mio gruppo, non dovete azzardarvi a dare queste ordini se non vi do io il nulla osta. Già dovreste avvisarmi preventivamente, te e Kevin, ma addirittura queste cose, senza che io vi do l'ok, non dovete assolutamente farle. E ancora, da questa disposizione di Francesco, devi dire al gruppo di Kevin che il tuo ruolo nella nostra articolazione è nevralgico, che tu sei troppo importante, quindi non puoi permetterti di correre in loro soccorso per poi essere scoperto dalle forze di polizia per queste bravate e mettere a repentaglio l'organizzazione stessa. Poi, a conferma del fatto che Verrulli c'era andato effettivamente, ed è questa la cosa che più ci interessa, a conferma comunque sia che Verrulli era effettivamente stato in ospedale, abbiamo acquisito le immagini di videosorveglianza dell'ospedale e abbiamo documentato appunto la presenza di Verrulli, di Kevin Di Napoli e degli altri. E abbiamo anche accertato che effettivamente Di Napoli Kevin era stato lì a farsi medicare con una ferita d'arma da taglio e Natalizio Roberto invece era stato in un altro ospedale dove gli erano state diagnosticate le lesioni guaribili in 45 giorni salvo complicazioni. Questa è la vicenda. Adesso vado ai progressivi. Allora, il RIT è il 1518/2018, quindi siamo all'ingresso dell'abitazione di via Martellacino e di Francesco, progressivi 1221, a parlare appunto di Francesco, Verrulli e Sertori. Poi progressivi e la prosecuzione 1222, a parlare di Francesco, Verrulli e Sertori. Poi ancora la prosecuzione progressivo 1224, a parlare sempre di Francesco, Verrulli e Sertori. E poi l'ultimo, progressivo 1223, a parlare sempre di Francesco Verrulli e Sertori Ombretta. La vicenda poi comunque si conclude senza guerre, senza che nessuno spari a nessun altro, così come indicato da Fabio Di Francesco. La conferma di questo ce l'abbiamo il 17 aprile, allorquando Di Francesco Verrulli torna ancora a casa di Fabio Di Francesco. Quindi campiamo l'ambientale numero 2109 e praticamente Verrulli dà assicurazione a Di Francesco che Kevin Di Napoli ha trovato una sorta di accordo con i natalizi, con delle persone comunque vicine a loro, per cui si sono messi d'accordo di non portare avanti questa vicenda e si sono messi d'accordo affinché Kevin Di Napoli poi restituisse la macchina al povero De Pasquale Alessandro, che effettivamente in data 12 aprile 2018 aveva denunciato il furto della macchina e il 18 aprile denunciato falsamente il furto della macchina perché era stata rapinata, e il 18 aprile 2018 dichiara ai carabinieri falsamente sempre di aver rinvenuto la macchina per caso parcheggiata da Cilia. E con questo si chiude anche questa vicenda. Poi l'ultima, che è indicativa insomma sempre sulle dinamiche criminali, una questione obiettivamente molto semplice: a un certo punto Verrulli Natale litiga con un suo vicino di casa, e un certo Zaccaria Mario, però mi sembra questo capo di imputazione, chiedo scusa, forse non... perché questo è contestato a Zaccaria e in questa sede non procediamo nei confronti allora di Zaccaria, nei cui confronti si è proceduto col giudizio immediato, questo era il capo 41. Chiedo scusa e qui si chiude la nostra vicenda Mario 2. Il pubblico ministero non ha altre domande, grazie. Allora, qualcuno vuole iniziare con il esame? Chiudiamo qui? Siete stanchi? Allora, l'udienza prossima, c'è qualcuno che ha chiesto anche l'esame, me lo ricordo, in versione delle prove vuole procedere lei con l'esame, c'è l'accordo di tutti perché vi sia l'esame da parte dell'avvocato? Vi è accordo perché si procede all'esame? Lei intende procedere all'esame adesso? No. No, perfetto, allora è inutile che discutiamo.
Va bene, e allora niente, ci fermiamo qui per oggi e ci vediamo la settimana prossima.